Buona giornata a tutti, bentrovati con Sveglia Trieste. Vi anticipo subito gli ospiti di questa mattinata, di questo mercoledì 11 ottobre, in compagnia di Luca Salvati, consigliere comunale del Partito Democratico. Sarà con noi dalle 8 alle 9 di questa mattina, dalle 9 alle 10 invece Marco Vascotto di Forza Italia. Andiamo a leggere la pagina meteo, poi vedremo gli articoli del piccolo questa mattina. Un vasto anticiclone si estende su tutta l'area mediterranea associata a una massa d'aria particolarmente calda e in quota che determinerà condizioni di stabilità sul Friuli, Venezia e Giulia. Per oggi cielo da sereno a poco nuvoloso, prevellature in quota. Temperature diurne molto al di sopra della norma del periodo, dalla tarda sera possibili foschie o nebbie tra la costa lagunare e la pianura pordenonese al confine con il Veneto. Temperature minime 16-18 gradi, massime 23-25 gradi centigradi. Per domani invece giornata che indica al mattino cielo poco nuvoloso sulla zona montana, variabile su pianura e costa, dal pomeriggio cielo variabile su tutta la regione con nubi basse sulla zona montana. Tra la fascia lagunare e la pianura pordenonese al confine col Veneto, fino al mattino ci saranno possibili foschie o nebbie, temperature minime 17-20 gradi, massime 22-24 gradi centigradi. Vediamo dunque la prima pagina del piccolo che si concentra anche oggi sulla offensiva, in questo caso di Israele, che è pronta dunque alla controffensiva. 1200 morti, si vedono i carri armati disposti sulla striscia di Gaza, orrore nel kibbutz, bimbi decapitati, il massacro. Terribile quanto accaduto. Il racconto degli italiani rientrati è stato un incubo fra le testimonianze di chi è tornato in Italia. L'allarme attentati infiltrati nel mirino, tutto il comparto sicurezza che si è mobilitato a difesa dei punti sensibili in tutto il paese. Campagna vaccinale al via è l'altro argomento che viene trattato, al pari poi di quello che vedete in foto, cioè la morte dell'uomo impiccato sulla grande viabilità, appeso al guardrail. L'autopsia conferma il suicidio, nessuna violenza tale da averne determinato il decesso. Il giallo dell'uomo impiccato sulla grande viabilità è un punto fermo, quello dell'autopsia. L'esame, scrive il procuratore De Nicolo, ha consentito di attribuire le cause della morte ad asfissia da impiccamento e di escludere altre lesioni riferibili all'azione di terzi. Tornando alla campagna vaccinale, da lunedì partono le somministrazioni contro Covid e influenza, all'appello del Presidente della Regione Fedriga ai cittadini. Prenotazioni già attive, da quest'anno possibile rivolgersi anche alle farmacie convenzionate. All'interno poi delle pagine 10 e 11 il punto sulla campagna di vaccinazione. Le altre notizie, l'agricoltura verticale nell'area delle Noghere, nasce l'Orto Franco, lo vedremo dopo pagina 12, vendeva accendini davanti al supermercato, ora lavora nello staff, la storia di Mohamed Tiao. L'imprenditore pronto a investire 800 milioni in Porto Vecchio, scrive Giovanni Tomasin nello spazio di cronaca del Piccolo, con gli investimenti dunque per il rilancio del Porto Vecchio che ora prende il nome di Porto Vivo. Sulle linee della giunta. I camerieri robot agli specchi, lo vedremo dopo anche nel servizio curato da Telequattro, questa nuovità introdotta dal caffè degli specchi, un robot che sparecchia e aiuta il personale a portare all'interno tutti i vuoti che i clienti consumano e poi lasciano sul tavolo. Così Svevo diventa pop in Giappone, invece le pagine 34 e 35 del quotidiano. La pagina dei conflitto e delle tensioni sulla striscia di Gaza che contengono veramente spunti di notizie terribili. Israele pronta all'offensiva, diluvio di razzi, 1200 vittime, bombardata Ashkelon, il rischio che il conflitto dilaghi anche nel nord. Netanyahu formerà un governo di emergenza. Qui una scarica di missili lanciati da Gaza verso Israele nella foto che vedete in questa pagina. L'allarme dell'ONU, siano rispettate le leggi di guerra, l'assedio totale è vietato. Il giornalista dice altri 10 secondi e sarei stato colpito, salvo l'inviato Rai.
10 secondi e sarei morto. L'inviato del TG1 Matteo Alviti ha rischiato la vita durante l'attacco da parte di Hamas ad Ashkelon, al confine con la striscia di Gaza. Il giornalista era insieme all'operatore Maurizio Calaiò e alla producer Sahera Dirbas quando diversi razzi hanno colpito l'area dell'hotel Regina nel quale alloggiano. L'impatto è avvenuto a poca distanza dall'auto sulla quale si trovavano solo pochi secondi prima. Ha danneggiato il mezzo e distrutto un'altra macchina che si trovava nei pressi. I civili a Gaza cercano la fuga, ma l'Egitto ha chiuso il valico. Nel reportage, l'ingresso della scuola dell'UNRWA, l'ente di assistenza dell'ONU nel campo profughi di Jabalia, a nord di Gaza City, sono parcheggiati carretti e asini, sono i mezzi di trasporto delle famiglie di sfollati, spesso agricoltori, che sabato hanno dovuto abbandonare precipitosamente le loro case nel nord della striscia a ridosso del territorio israeliano. Fadi Kafarneh, 45 anni, era nella sua abitazione di Beit Hanun quando sul cellulare è comparso un perentorio messaggio delle forze armate israeliane che gli intimava di sgomberare. Mi sono spaventato molto e non ho fatto in tempo a prendere niente da casa, ha raccontato. Abbiamo afferrato solo qualche indumento, i documenti e siamo fuggiti via. Mentre l'intero rione si metteva in moto, la figlia di Fadi è dovuta però andare in ospedale dove ha partorito prima della data prevista. Adesso è anche lei a Jabalia, nella scuola dell'UNRWA, stesa col bebè su un materassino messo a disposizione da una famiglia del quartiere, impietositasi per le sue condizioni. Questo è il racconto di chi è fuggito in virtù dell'avvicinamento dei bombardamenti. Orrore nel kibbutz, 200 morti, trovati bimbi decapitati. Il massacro sarebbe avvenuto tra venerdì e sabato a Kfar Aza, vicino alla frontiera. I soldati israeliani hanno trovato case distrutte e bruciate. Raccontate al mondo ciò che abbiamo visto. Le foto guardano a un orsacchiotto ritrovato tra le macerie dopo gli attacchi e alla mappa del conflitto con gli attacchi di Hamas, i razzi lanciati proprio da Hamas e poi gli attacchi israeliani e le sirene di allarme. Andiamo a vedere nel dettaglio, diciamo che la mappa fa vedere, zoomando all'indietro, il confine fra Israele e Libano, qua in alto a sinistra, quindi nel dettaglio la striscia di Gaza fra Israele, Libano, con accanto Giordania, Siria, Egitto, e più invece nello specifico il porto di Gaza, Rimal, la città di Gaza, l'hotel Regina ad Ashkelon, dove c'è stato l'attacco, c'era anche la troupe della RAI. L'aeroporto di Tel Aviv, che è stato bombardato dai razzi di Hamas nel nord, poi c'è Gerusalemme, qui vicino proprio al confine. L'allarme nel sud di Israele, comprese la città di Beersheba e le aree del Negev, qui invece sulla zona sud del paese. Dove c'è la striscia di Gaza, Kfar Aza, trovati 200 corpi, di cui 40 bambini. Ci sono poi stati attacchi israeliani proprio alla città, al valico di Rafah, a Yan Yunis, a Rimale, al porto di Gaza. Per quello che sono invece gli attacchi di Hamas all'hotel Regina, abbiamo detto ad Ashkelon, e nel nord del paese. Circa 15 razzi lanciati da Libano in Israele, razzo contro un tank israeliano in risposta colpita a una torretta di osservazione. Le vittime, oltre 1200 morti, più di 3000 feriti per Israele, 800 morti e più di 4000 feriti a Gaza. Abbiamo visto dunque la mappa. Gli Stati Uniti dicono, il presidente Biden dicono: noi con Tel Aviv ha il diritto di difendersi. Il massacro invece nel kibbutz sarebbe avvenuto tra venerdì e sabato vicino alla frontiera. Qui vediamo il generale dell'esercito israeliano, Itai Everuv. Potete vedere i bambini nelle loro camere da letto e come i terroristi li hanno uccisi. È una cosa mai vista. L'orrore è raccontato poi all'interno di questo articolo. Il racconto degli italiani, un incubo, e connazionali rientrati a Roma con un volo dell'aeronautica, la testimonianza dei momenti di panico tra sirene e razzi. Ora l'ansia è alle spalle, sono stremati ma felici di essere tornati a casa, gli italiani rientrati da Israele con uno dei voli dei Boeing dell'aeronautica militare appena atterrati all'aeroporto di Pratica di Mare, una sorta di ponte aereo per far ritornare i nostri connazionali colti in Israele dalla violenza di Hamas e da una recrudescenza del conflitto. Ci sono le testimonianze di chi è rientrato
I figli della coppia dispersa, la priorità è la loro vita. Non si hanno notizie di due italo-israeliani che vivevano nel kibbutz di Be'eri, vicino alla striscia di Gaza, che probabilmente si ipotizza siano stati rapiti. L'appello dei genitori, l'appello della famiglia, chiedo scusa, qui la coppia dispersa in fotografia. Andiamo poi alle altre notizie. La Camera approva quattro risoluzioni, ma non c'è convergenza, quindi come si muove in questo frangente la politica? Il governo rassicura sui timori per il gas e quindi anche per tutte quelle che sono le conseguenze economiche e di forniture che a ruota vanno a incidere sui paesi europei. Allarme per possibili attentati, occhio infiltrati e lupi solitari. Piantedosi convoca il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, dispone l'innalzamento del livello di attenzione e rafforza la prevenzione. La Premier Meloni in questa foto in visita alla sinagoga di Roma. Poi l'attualità sulle scelte, il rebus delle privatizzazioni, Giorgetti rassicura, vogliamo farcela la manovra, il ministro respinge i dubbi dei tecnici di bilancio e della UPB, è possibile che si parta da ferrovie o da autostrade. Queste le parole del ministro Giorgetti, poi le notizie in breve, Eni compie 70 anni, la premier Meloni dice crisi e anche opportunità. In Cina, Country Garden verso il default dopo la rivale Evergrande, anche Country Garden verso il default, il primo sviluppatore immobiliare privato cinese gravato da quasi 200 miliardi di dollari di debiti, ha messo in guardia dalla possibilità di non essere in grado di soddisfare gli impegni offshore nei tempi previsti nell'ambito degli sforzi per evitare il default. Andiamo oltre le pagine e andiamo al capitolo regionale. Sede del 118 a Trieste, inseriti in assestamento 8 milioni per il progetto. In commissione la conferma dell'assessore Riccardi, esclusa l'opzione Porto Vecchio, in piedi altre due opzioni, Viale Miramare e Via d'Alviano, fondi anche alla Sissa. Qui un operatore del 118, fra le notizie emerse in questo contesto, tra gli emendamenti passati in giunta, l'ampliamento dei termini per accreditare le case di riposo. Sul fronte sicurezza stanziati 150 mila euro, poi la pulizia dei sentieri attraversati dalla rotta balcanica. Laura Fasiolo, che è in consiglio regionale col Partito Democratico, dice il sostegno alla alfabetizzazione e alla formazione dei migranti per un loro successivo percorso lavorativo è un'azione fondamentale per garantire una piena integrazione. Per questo va sostenuta e finanziata con appositi canali a partire dal prossimo assestamento autunnale di bilancio. Il consigliere Onsel del gruppo misto di opposizione giudichiamo inaccettabile che in un assestamento di oltre 340 milioni a università e scuola vadano solamente 360 mila euro. Ben altro ci vorrebbe per rendere più accessibili e competitive le nostre università per i nostri giovani e le loro famiglie. E stupisce inoltre che dopo tanti altisonanti annunci i fondi per i progetti innovativi sull'idrogeno slittino di un anno, così Furio Onsel di Open Sinistra FVG nel gruppo misto di opposizione. Aiuti alle imprese, domani si aprirà un importante canale contributivo per le imprese del Friuli Venezia Giulia, si tratta di un nuovo bando a valere sull'ex articolo 100 per la promozione e il sostegno alle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio. Una misura concreta a sostegno di un comparto che da solo conta il 76% delle attività produttive della regione. E quanto ha ricordato l'assessore alle attività produttive della regione Sergio Bini, invece l'assessore Zilli in pressing sull'Unione Europea per uniformare le leggi in vista di Go 2025, il workshop a Bruxelles che ha visto proprio presente l'assessore al bilancio del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli. La vediamo qui in foto. Andiamo avanti per la sanità e quindi la vaccinazione, influenza e Covid, il via lunedì, prenotazioni già aperte, doppia somministrazione nello stesso giorno, prenderà il via il prossimo 16 ottobre la campagna vaccinale antinfluenzale anti-Covid in Friuli Venezia Giulia. Per la prima volta sarà possibile sottoporsi anche alla doppia somministrazione, in una stessa giornata cioè, si potrà ricevere sia il vaccino per evitare di contrarre il virus dell'influenza, sia quello che invece protegge dal Covid.
Le altre 14 risposte, il piano complessivo di prevenzione, l'infettivologo Luzzatti dice programma vasto, ma l'adesione dovrebbe crescere. La Giunta Fedriga recepisce via delibera l'intesa governo-regione sul piano nazionale di prevenzione vaccinale e sul calendario nazionale vaccinale dello scorso agosto. E la premessa per il via libera anche all'aggiornamento della complessiva offerta per adulti, anziani e soggetti a rischio del territorio. Un documento che mette in fila 14 vaccini, con particolare rilievo, tra l'altro, sul cosiddetto ricombinante adiuvato contro l'herpes zoster, il fuoco di Sant'Antonio, molto utile a prevenire la patologia, sottolinea l'infettivologo Luzzatti, direttore del Dipartimento per la lotta all'antimicrobioco resistenza di Asugi. La cultura della vaccinazione in regione, il programma è vasto, ma l'adesione dovrebbe crescere soprattutto sull'antinfluenzale, ha detto. Dal primo anno agli over 65 contro il rischio pneumococco, meningococco fino ai 25 anni vale il diritto alla gratuità. Fuoco di Sant'Antonio da evitare, l'invito rivolto ai nati del 58, nel 58. Attenzione poi al morso della zecca, così può scattare la protezione. Eliminare morbillo e rosolia resta una priorità assoluta per le due dosi. E poi nuovi nati adulti, epatiti, il rischio della letalità è quello della cronicizzazione, e poi papillomavirus, dall'infezione al pericolo del carcinoma, la trasmissione per via sessuale. Pagina dello sviluppo sostenibile, agricoltura high-tech e punto franco, il porto recupera l'area delle Noghere, presentato il progetto di riqualificazione, in ballo oltre 30 ettari, primo passo bonifica e infrastrutture, fondi dal PNRR, ovvero 60 milioni. Ieri abbiamo seguito questa novità che va a guardare all'area delle Noghere e a ciò che adesso c'è intenzione di installare con un progetto di sviluppo sostenibile che è curato dall'autorità portuale. Sono coinvolti il comune, è coinvolto il comune di Muggia. Andiamo a sentire di più dal servizio andato in onda nel nostro telegiornale ieri. Un orto franco alle Noghere con serre avveniristiche per l'agricoltura verticale idroponica, cisterne dell'ex Aquila trasformate in batteria d'acqua in grado di produrre energia pulita, piste ciclabili, orti urbani e un lungomare accessibile ai cittadini. Lì, dove si prospettava il laminatoio della Metinvest, progetto abortito dopo le proteste dei cittadini, ecco che si progetta una concreta svolta green. E questo è il senso del masterplan redatto dallo studio di architettura di Carlo Ratti, l'architetto italiano del momento, il più apprezzato in quanto a visionarietà, per conto dell'autorità portuale che sta completando l'acquisizione delle aree delle Noghere con i 60 milioni di euro votati alla trasformazione dell'area, dove sorgerà in primis il nuovo parcheggio su un sedime che verrà completamente bonificato. Il tutto in collaborazione con il comune di Muggia e il Coselag. L'esempio simbolico di riferimento è l'Eden Project realizzato in Cornovaglia, un manifesto dello sviluppo sostenibile votato all'agricoltura di nuova generazione. Pratica l'idea è quella di uno sviluppo di un cosiddetto orto franco, che chiaramente è un gioco di parole collegato al porto franco, e quindi ci siamo resi conto che da un gioco di parole che poteva sembrare, tra virgolette, quasi scherzoso, invece sono venute fuori delle opportunità incredibili. Ormai l'agricoltura è probabilmente l'ambito, il settore in cui c'è più innovazione. Noi vogliamo essere appunto dei grandi sviluppatori del territorio in maniera sostenibile. Il master plan si dovrà tradurre ora in un modello di business vero e proprio, in grado di porre le basi per una gara di evidenza pubblica dedicata agli sviluppatori immobiliari. Quanto a chi potrebbe insediarsi, ci sono già i primi concreti interessamenti. Si tratterebbe del primo sito al mondo di produzione agricola in zona franca, agganciata a una produzione di energia completamente sostenibile. Accanto spazi per gli orti urbani, piste ciclabili e giardini che ne farebbero, per usare un paragone nostrano, il porto vivo di Muggia. L'orto franco, che per me dal punto di vista politico rappresenta un sogno che si avvera, cioè avere una zona che potrà essere destinata appunto a regime di porto franco con dei prodotti, appunto quelli realizzati su quella che è l'agricoltura sostenibile, è veramente una cosa di eccezionale portata per tutto il territorio, quindi non solo per Muggia, ma per tutto il territorio circostante.
Ancora con il piccolo di oggi, ma cambiamo argomento, dai mini natanti agli yacht da 22 metri, oltre 250 barche usate in mostra a Nautilia. Torna ad Aprilia Marittima, la più importante fiera italiana del settore, attesi 7.000 visitatori in gran parte provenienti da Austria e Germania. L'esposizione è nota per una particolarità, quella di esporre le imbarcazioni all'asciutto. Qui alcune foto di questa rassegna che mostra dunque le imbarcazioni fuori dal mare usate, che possono poi suscitare l'interesse, che è crescente anche per il noleggio. Poi l'aumento del costo del denaro, la riscossa degli scafi medio piccoli sono gli articoli che vedete qui sopra come piccoli box di approfondimento, che spiegano un po' meglio la tendenza del settore in questo periodo. Dodik nel mirino della Corte di Bosnia, a giudizio il leader pro secessione. Siamo nella pagina delle tensioni nell'area dei Balcani. Il presidente dell'entità politica dei Serbi, accusato di non aver seguito le disposizioni dell'alto rappresentante internazionale. Il rischio è che la chiamata dei giudici dia la stura a nuove proteste e richieste di indipendenza. I piloti ucraini degli F-16 addestrati nel centro dell'Unione Europea, allestito in Romania, l'annuncio di Zelensky in visita a Bucarest. Ioannis ha detto: daremo appoggio a Kiev anche a livello militare per tutto il tempo necessario. Rovigno, il restauro di Palazzo Califfi amplia le collezioni del museo e della città. Con il rifacimento del tetto prosegue l'operazione di recupero dell'immobile del 600, in passato anche sede del tribunale. Qui in foto il palazzo dove oggi sede il museo cittadino di Rovigno. In trasporti green, in circolazione a Pola il nuovo bus elettrico, per guardare sempre di più alla ecosostenibilità anche dei mezzi di trasporto pubblico locale. Noi ci spostiamo a quello che invece sono le notizie della viabilità triestina e cittadina, con il collegamento assieme alla sala operativa della polizia locale, per scoprire se in questa giornata di mercoledì 11 ottobre ci aspetta qualche appuntamento in agenda. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Prego. Allora, la notte è trascorsa con interventi d'UTIR sul controllo del territorio per quanto riguarda le nostre pattuglie generali notturne. Attualmente non abbiamo interventi in atto, quindi stiamo iniziando in maniera abbastanza tranquilla. Il traffico è abbastanza scorrevole, anche quello che vedo dai monitor è abbastanza scarso, andrà via via aumentando naturalmente nella mattinata. Per quanto riguarda le manifestazioni in agenda, ho due principali. Questa mattina alle 11.30 in strada di Gualdiera 25 ci sarà l'inaugurazione del Narodni Dom presente lì nel suddetto civico. Ci sarà questa manifestazione con la presenza di autorità sia cittadine, nazionali che straniere. Quindi c'è già in atto un divieto di sosta appunto sulla strada di Gualdiera tra via Boegan e via San Cirino. Inoltre tra le 11.30 e le 12.30, per la presenza appunto di queste autorità e la manifestazione, ci saranno delle brevi interruzioni della viabilità e naturalmente dei rallentamenti. Saremo sul posto per la viabilità e quanto serve. Inoltre questa sera alle 20.30 c'è la partita di basket al Palla Trieste, quindi anche qui si potrebbe avere dei rallentamenti per il pubblico che va al palazzetto. Per quanto riguarda invece i vari cantieri, oltre ad essere vari cantieri in vari punti della città con divieti temporanei, quindi fare attenzione alla segnaletica mobile di divieto che è stata posta già nei giorni precedenti, oggi ci sarà anche la chiusura della via Crivio Artemisio, di via Alfonso Valerio, quindi avremo questa chiusura della strada, una strada laterale però diciamo per i residenti può essere importante. Naturalmente verrà concesso il passaggio per quanto riguarda appunto i frontisti, a meno che non siano accessibili per i lavori che sono in atto. Altre cose particolari non ci sono, ribadisco che al momento non abbiamo interventi in atto, quindi tutta la situazione è tranquilla e quindi durerei la linea. Bene, grazie, allora una buona giornata e un buon lavoro. Proseguiamo con il piccolo. Nell'Unione Europea richieste di asilo boom potrebbero superare il milione. I dati contenuti in un rapporto confidenziale, le previsioni per l'anno in corso si avviano alle cifre record registrate nel 2016 dalla Commissione. Nessuna conferma del documento rivelato da Die Welt.
Immigrazione e asilo. La Lega vuole riformare i tribunali specializzati dopo la decisione del giudice apostolico, dopo aver reclamato le dimissioni di Yolanda Apostolico, la prima giudice ad aver disapplicato il decreto Cutro, postando a più riprese video della sua partecipazione a una manifestazione del 2018 a sostegno dei migranti bloccati sulla nave Diciotti. La Lega si prepara a calare sul tavolo un'altra carta, con il probabile obiettivo di risolvere il problema che si è aperto con le decisioni dei giudici che dopo Apostolico continuano a sconfessare la scelta del governo di trattenere i richiedenti asilo nei centri di permanenza per il rimpatrio. L'uovo di Colombo per il partito di Matteo Salvini dovrebbe essere una riforma che modifichi struttura e compiti delle sezioni dei tribunali specializzati in materia di immigrazione. Non è chiaro se sarà la stessa Lega a presentare un vero e proprio articolato in materia. Quel che è certo è che il partito guidato dal vice premier e ministro dei trasporti Salvini è già al lavoro per suggerire un cambiamento delle sezioni dei tribunali specializzati in materia di immigrazione. Lo scopo dichiarato è offrire proposte agli alleati di governo per garantire una maggior celerità nei responsi e una piena terzietà dei pronunciamenti. C'è attesa intanto per una nuova ordinanza di Apostolico sul DL Cutro. La magistrata deve pronunciarsi sul provvedimento con cui il questore di Ragusa ha disposto il trattenimento di 4 tunisini che erano sbarcati a Lampedusa. A suo sostegno arriva un documento sottoscritto da un centinaio di intellettuali, in gran parte giuristi, come primo firmatario Luigi Ferraioli. Precipita un elicottero a bordo 2 persone a Bologna, il velivolo si è inabissato in un bacino, alcuni testimoni hanno sentito una forte esplosione, lo hanno visto inabissarsi in un bacino d'acqua, un elicottero ultraleggero è caduto ieri attorno alle 10.45 nel Ferrarese, la zona è quella di Sette Polesini nel comune di Bondeno nei pressi del cavo napoleonico. Letizia Moratti, il ritorno. L'ex sindaca di Milano guiderà la consulta di Forza Italia, Tajani e la consegna la tessera azzurra. Poi altre notizie, lasciò morire la figlia, disposta a una perizia, la bimba rimase sola in casa per giorni. Per la procura Alessia Pifferi, la 38enne in carcere dal luglio dell'anno scorso per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, non ha mai avuto problemi mentali, ma un atteggiamento scellerato ed era consapevole di quello che sarebbe accaduto alla piccola. Per la difesa, per i suoi consulenti e per l'equipe psicologica del carcere di San Vittore, invece, ha un ritardo mentale, un quoziente intellettivo di una bimba di 7 anni. Nel dubbio, la Corte d'Assise di Milano, su istanza del difensore Alessia Pontenani, ha ritenuto necessario disporre una perizia psichiatrica per accertare la sussistenza o meno dal momento del fatto della capacità di intendere e di volere della donna. La Corte, presieduta da Ilio Mannucci Pacini, ha nominato come perito Elvezio Pirfo, psichiatra, che quasi 20 anni fa seguì anche Anna Maria Franzoni in carcere. Andiamo poi a un'altra notizia, il papà di Laura, vorremmo incontrare il pilota delle frecce, oggi i funerali della bambina vittima dell'incidente aereo a Caselle, non si sa ancora che parole userà, non sa ancora cosa vuole dirgli, ma il 49enne Paolo Origliasso, papà della piccola Laura, morta a 5 anni il 16 settembre nell'incidente che ha coinvolto il velivolo Pony 4 delle frecce tricolori precipitato al suolo vicino all'aeroporto di Caselle, ha espresso il desiderio di incontrare il pilota che lo guidava, il maggiore Oscar Del Po, 35enne, originario di Martignacco e residente a Campoformido. Le parole verranno da sé quando lo vedremo, ha riferito in un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, proprio il genitore della piccola Laura. Andiamo poi a vedere invece una notizia piuttosto curiosa. Aiutano a sparecchiare e scherzano con i clienti, ecco i camerieri robot assunti al Caffè degli Specchi, in servizio da ieri nello storico caffè, i primi dispositivi automatizzati costati 15.000 euro, fagiotto, ma non sostituiranno il personale. Vediamo dunque in azione proprio questi robot, ieri filmati da Tele4, e capiamo anche il loro funzionamento. Attenzione, sto arrivando!
A sparecchiare la tavola ci pensa Pina. È la novità tecnologica al Caffè degli Specchi. Con una dotazione di 3 robot, il locale si è attrezzato per fornire un ulteriore servizio ai propri clienti e agevolare il lavoro del personale. Il robot funziona che è l'assistente personale dei camerieri e quindi praticamente gli aiutano nello sparecchio, nei lavori pesanti. Così i ragazzi riescono a stare più fuori con i clienti e magari, perché no, fare quella chiacchiera in più che prima non potevano fare perché devono correre. E facciamo fare lavoro pesante ai robot e noi che abbiamo l'empatia, la simpatia, insomma al Caffè degli Specchi si viene per Erlando, per Nunzia, non solo per l'ambiente, per il prodotto, per la persona proprio. Pina prende lo sporco, lo porta a lavaggio, quindi igiene puro, in sicurezza. I ragazzi sono contenti, fanno chilometri in meno. La la la, la la la, sono bravissimo a consegnare i piatti, sono pronto per servirti in qualunque momento. Mano a mano che aumenta la tecnologia a disposizione sale anche il livello del servizio. Il robot viene azionato dai dipendenti del locale che gli danno il via per sparecchiare il tavolo. Se 2 robot si incontrano a ridosso della cucina, quello che rientra con i piatti sporchi aspetta che il collega sia pronto per partire con il servizio. Ristorazione e tecnologia vanno sempre a braccetto, no? Come tutti i lavori, quindi bisogna vivere le cose e fare un connubio insieme che non sia sbilanciato, ci deve essere sempre un equilibrio. Una volta gli architetti disegnavano, ora usano i programmi, quindi sono sempre architetti però, no? Quindi è il futuro, bisogna stare al gioco, bisogna giocare. Oltre alla praticità lavorativa, il robot Pina incuriosisce i clienti del locale, che non si lasciano scappare l'occasione di fotografarlo o filmarlo mentre è all'opera. Poi quando hanno capito lo scopo erano ancora più contenti, ecco, perché conoscono il locale, conoscono i ragazzi, quindi sanno di cosa stiamo parlando qui. Proseguiamo con il piccolo di oggi, avendo visto il robot in azione al Caffè degli Specchi. Invece ora si passa a tutt'altro. Folgero di Fincantieri, serve un piano europeo per l'industria della difesa. Il numero uno dell'azienda Fincantieri a Bruxelles alla conferenza dei big del settore, l'impatto dei nuovi conflitti globali e quindi anche la costruzione di navi da guerra all'avanguardia. In discussione appalti e comuni ed IRPA e l'imminente pacchetto di investimenti del programma EDLP. Caligaris invece cambia nome e strategia, diventa Orbital Design Collective, scompare il marchio della storica famiglia industriale. Caligaris Group cambia nome e diventa Orbital Design Collective, il rebranding annunciato in occasione di Host Milano, la fiera mondiale dedicata al settore della ristorazione e dell'accoglienza. Interviene in un anno di grande significato per la compagnia, che in questo 2023 festeggia il centenario dalla fondazione di Caligaris, l'azienda di Manzano, divenuta un marchio globale del mondo dell'arredamento, che ha coagulato attorno a sé una rosa di brand non meno iconici come Luceplan, Fatboy, Connubia e Ditra Italia. Proseguiamo con altre notizie. Presentato agli investitori di New York il fondo di investimenti del gruppo veneziano che sbarca anche a Dubai, Madrid e Ginevra. Cipriani, 500 milioni per esportare il lusso nelle capitali mondiali da Tokyo a Singapore, dopo aver chiuso la più che decennale battaglia legale con Witton sul nome dell'hotel alla Giudecca. Il gruppo Cipriani passa alla fase 2 e lancia un fondo con l'obiettivo di raccogliere 500 milioni di euro per portare nel mondo la filosofia dell'accoglienza del marchio veneziano. Andiamo avanti nell'inserto del piccolo Eureka Day 2023, una giornata tutta dedicata al rapporto tra arte, creatività ed economia, a quella impollinazione più o meno diretta che può contribuire a spostare più in alto l'asticella del business, aprendo nuovi spazi e nuovi orizzonti per il Made in Italy. Le start-up con Fiera Scena a Gorizia, teatro e impegno sociale, Air Photo sempre a Gorizia, toccare il cielo con un drone quando la cultura incontra il business. Reason Earth Art è nata come galleria d'arte nel web, ha presentato Monuverso, i monumenti in digitale, la possibilità di vedere dei monumenti attraverso la realtà aumentata. Poi l'intervista che vediamo qui, la creatività del DNA del Made in Italy con Domenico Sturabotti, direttore generale di Simola,
un settore che dà lavoro a 1.400.000 persone. Ecco qui la locandina di Eureka Day. Poi l'articolo di fondo di oggi: se la politica persevera nel vizio della divisione, scrive Massimiliano Panarari, Gorizia vicina a Israele, invece ribadisce il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Pagina della cronaca di Trieste, privato top secret, pronto a puntare 800 milioni su Trieste e Porto Vecchio. Bertoli in aula predica riservatezza, il project sarà svelato a fine anno. A stimolare le conferme dell'assessore è stata l'altra sera in consiglio una sollecitazione di Paolo Altin, capogruppo della lista Russo Punto Franco. Giovanni Tomasin scrive: c'è un privato disposto a investire circa 800 milioni di euro su Trieste. La notizia, voce dal SEM fuggita all'assessore Everest Bertoli, in una trasmissione televisiva è stata confermata dallo stesso in consiglio comunale lunedì sera. Al momento questo è tutto quel che c'è di ufficiale, visto che in aula la giunta ha rifiutato di dare altri particolari per questioni di riservatezza. È difficile non pensare però al project financing per il recupero dei magazzini del Porto Vecchio, che la stessa amministrazione ha annunciato di voler portare in consiglio fra dicembre e gennaio. È stato il capogruppo di Punto Franco Paolo Altina a sollevare la questione in consiglio lunedì, che 800 milioni siano un importo fuori scala per lo standard triestino è confermato dalla scenetta che ha fatto da premessa al dibattito. Nell'annunciare l'argomento, il presidente del consiglio Francesco Di Paola Panteca scandisce: ora c'è una domanda di attualità a firma del consigliere Altin per l'assessore Bertoli, si intitola investimento privato di 800 milioni. Detto questo, Panteca si gira verso Bertoli e sussurra: 800 mila euro saranno o no? 800 mila euro saranno o no? Questo è il virgolettato. Prende quindi la parola Altin sciogliendo il busillis. Nel corso di una recente trasmissione televisiva a cui ero presente anch'io, irrompe citando l'investimento di American Tobacco. L'assessore ha sostenuto l'esistenza di un nuovo imminente impegno da dare a un soggetto privato per l'esorbitante importo già citato. La notizia costituisce assoluta novità, prosegue Altini, ricordando poi che ritiene importante tenere i cittadini al corrente di fatti di simile rilevanza. Non a caso si è investito molto su campagne di comunicazione promozionale, quindi il dibattito poi è proseguito con la conferma di questo privato top secret, ma ovviamente in quanto tale, ancora in quanto top secret, ancora non svelati ulteriori dettagli su questa operazione, che invece verrà messa sul piatto pubblico a fine anno. E le altre notizie in breve: mercato chiuso sabato, il comune di Trieste informa che il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Riva Ottaviano Augusto ogni sabato dal 14 ottobre al 2 dicembre resterà chiuso. Poi il coordinamento Salviamo il Burlo e la Pineta di Cattinara comunica che le firme sulla petizione degli alunni Pro Pineta sono ora 6.573, la raccolta continua. E ancora oggi al Centro Veritas in via Montecengio 2/1A alle 18, conferenza sulla mafia in Friuli Venezia Giulia con Carlo Beraldo, Vittorio Borraccetti, Antonio De Nicolo e padre Sergio Scala. Sergio Sala. Microimprese innovative: fino al settembre del 2028 sarà il polo pordenonese a gestire l'Urban Center. Ha superato la contendente milanese ed ex alleata Bio4Dreams. L'Urban Center di Corso Cavour 2/2 sarà gestito fino al settembre del 2028 dal polo tecnologico Alto Adriatico con sede a Pordenone. Pagina successiva, sempre in consiglio comunale, ma anche fuori. Perché? Perché dentro l'aula si parlava delle varie situazioni della città, fuori la protesta dei tifosi della Triestina. Niente concerti al Grezzar, altra via per il caso Rocco. L'assessore Rossi ribadisce: per eventi come quelli di Ultimo e Pezzali necessari requisiti specifici, e il sindaco di piazza assicura di avere un obiettivo chiaro. Qui le foto della protesta dei tifosi rossolabardati, ma anche insomma semplici cittadini sensibili all'argomento. Dall'altra parte, in alto, l'assessore al turismo e alla cultura
Giorgio Rossi e il consigliere comunale del Partito Democratico Luca Salvati, che in aula chiedeva spiegazioni sulla vicenda. Personale trasferito, Filt CGIL contesta la tedesca Renus, la battaglia sindacale della Filt CGIL che contesta la decisione della multinazionale tedesca di logistica Renus Air and Ocean, poiché il 21 settembre ha comunicato a due lavoratrici della sede triestina che il loro posto di lavoro non sarà più in via Caboto, ma a Pavia di Udine. Filt CGIL ha chiesto a loro un incontro al solo fine di mitigare gli effetti della riorganizzazione prevista anche a livello nazionale. In data 9 ottobre, tramite PEC, è stato risposto al sindacato che il trasferimento è perfettamente legittimo e rispettoso delle norme. Ma noi, argomenta una nota sindacale, sapevamo già che ciò era perfettamente legittimo, ma non è perfettamente legittimo rifiutare un incontro ad un'organizzazione sindacale rappresentativa a livello nazionale. La nota precisa inoltre che una lavoratrice è giunta a poco più di 2 anni dalla pensione e l'altra invece è una neo assunta. L'esordio di Paglia all'assemblea del Partito Democratico, al lavoro per le prossime elezioni, la priorità della neo segretaria provinciale, Trieste esca dalla sua comfort zone, ha detto Paglia. Spaccio, giovane medico e la compagna arrestati nel loro appartamento di Valmaura, la polizia locale ha rinvenuto dosi di eroina, hashish, marijuana e confezioni di metadone. Le indagini avevano preso il via a seguito di alcune segnalazioni dei residenti insospettiti dal via vai costante da e per l'abitazione. L'assessore alla sicurezza del comune di Trieste, De Gavardo, dice: ascolto del territorio e presenza sono imperativi dei nostri agenti. Trovato impiccato al guardrail, l'autopsia conferma il suicidio. La procura dice morte dovuta ad asfissia, escluse lesioni traumatiche riferibili all'azione di terzi. Nessuna violenza, almeno non da averne determinato il decesso. Il giallo dell'uomo trovato impiccato sotto il guardrail della grande viabilità nei pressi di Servola, un punto fermo, quello dell'autopsia. L'esperimento settorio, scrive il procuratore De Nicolo in un comunicato stampa ufficiale diramato ieri pomeriggio, ha consentito di attribuire le cause della morte ad asfissia meccanica e da impiccamento e di escludere altre lesioni traumatiche riferibili all'azione di terzi. L'esito dell'esame autoptico conferma insomma ciò che era stato ventilato in questi ultimi giorni riguardo la tragica fine dell'iraniano Biria Kamran, 55 anni, senza tetto, con problemi di disagio psichico, originario di Teheran e da qualche mese a Trieste. La tesi del suicidio, per quanto decisamente anomalo, appare ormai come quella più plausibile e ribalta completamente ciò che era sembrato nel momento della scoperta del cadavere. In effetti tutto faceva pensare a un omicidio, anzi proprio a una sorta di esecuzione. Lo straniero, scoperto per puro caso la mattina di domenica 24 settembre da una squadra di addetti dell'ANAS, era appeso sul parapetto di ferro che costeggia il guardrail. Senza tetto, morto per cause naturali in viale Miramare, è successo ieri nel tardo pomeriggio. Un senza tetto di origini rumene di 49 anni è stato trovato morto ieri pomeriggio in viale Miramare. Si tratta di una morte naturale, come anche ha confermato il 118. E il presidente Bardari, da noi non solo i migranti ma anche badanti, era stato visitato dai volontari DONC che curano chi vive ai margini. Domenica 10 settembre il senzatetto iraniano che è stato trovato morto sulla grande viabilità impiccato era stato visitato da un medico della DONC Humanitarian Medicine ODV, associazione di volontariato sociosanitaria che offre assistenza gratuita a tutte le persone, sia straniere sia italiane, cui non è garantito l'accesso alle cure mediche. All'uomo era stata diagnosticata una sindrome ansiosa depressiva, era stata quindi prescritta la necessità di una visita psichiatrica. Qui l'intervista poi al medico che lo ha, al presidente, chiedo scusa, dell'associazione che lo ha poi anche visitato. Muhammad, dalle vendite vicino all'ingresso all'assunzione nello staff del supermercato. Tiao, 38 anni, arrivò in città a 19 anni dal Senegal. I suoi modi educati non sono passati inosservati in via Carpineto. La storia raccontata da Nicole Brusaferro
A Valmaura lo conoscono in tanti, i clienti si fermano spesso a chiacchierare, passano anche per un saluto veloce e lo descrivono come un ragazzo gentilissimo e premuroso. Chi lavora con lui parla di una persona che ha tanta voglia di imparare e migliorarsi, sempre disponibile e allegra. Quella di Mohamed Tiao è una storia di integrazione, accoglienza e riscatto. Nato in Senegal 38 anni fa, è dipendente del supermercato Despar di Via Carpineto. A 19 anni è arrivato a Trieste, iniziando subito a lavorare sulla strada con altri connazionali. Non senza difficoltà, facevo il VCompra, racconta. E vendevo accendini, cinture e altri piccoli oggetti. Ero fuori tutto il giorno cercando di portare qualcosa a casa. Mohamed a un certo punto sceglie di spostarsi proprio davanti al supermercato di Valmaura e lì si ferma ogni giorno con la sua merce. A pochi metri dall'ingresso, in molti notano quel ragazzone del grande sorriso e dei modi di fare educati. Tra questi anche l'allora titolare del punto vendita che decide di assumerlo qualche anno fa nel suo staff. Il progetto con l'Eneide torna a Classici ad alta voce, progetto proposto dall'associazione ex allievi del liceo Petrarca in collaborazione con il Liceo Classico e Linguistico Petrarca e in coorganizzazione con il Comune di Trieste, che giunge quest'anno alla quarta edizione. Poi, altre notizie, la studentessa universitaria Lisa alla finale nazionale di Miss Italia, a Salso Maggiore in corsa per il Friuli Venezia Giulia, la 22enne Pirandi Staranzano, iscritta all'Ateneo di Trieste, e la 18enne Jenny Fenino di Lestizza. L'ex centro civico di Via Foscolo andrà all'asta per 141.000 euro, rientra nei piani di alienazione redatti dal Comune, le offerte vanno presentate per via telematica entro le 13 del 21 di novembre. Proseguiamo, Monrupino è nel club delle città del vino, chance da cogliere, l'ingresso nell'associazione il 19 ottobre, la consegna dello stemma al sindaco Cosmina, vetrina per i nostri prodotti di qualità e l'intero territorio. Muggia, Zaccaria, priorità, ma in agenda anche l'ex bocciodromo e Palacop, i primi due anni di mandato dell'assessore Orlando, che parla sia del campo di calcio ma anche delle altre strutture che hanno necessità di una sistemazione. Pronto alla ristampa il vocabolario italiano muggesano per i bambini, grazie a un finanziamento della regione e dell'associazione delle compagnie. Non i vigili ricevuti in comune, premiati con la tessera dell'autobus, la foto nella sala del consiglio comunale con gli assessori di riferimento. E poi il tram è solo ormai un ricordo, scrivono nello spazio delle segnalazioni al piccolo. Il tram in piena attività vanto poi la città e attrazione turistica sembra ormai un lontano ricordo, come fa notare il lettore Silvano Ferluga. Il signor Ferluga è stato conducente del tram dal 1970 al 1992, data del suo pensionamento, funzionava con qualsiasi tempo, all'epoca c'era più serietà, dice Ferluga. Scout, targa per il centenario, la cerimonia con presidente della regione Fedriga e il consigliere della lista Fedriga in regione Carlo Grilli, l'intervento, il Vaillant e il nostro Grand Canyon, la manifestazione dell'ira di Dio contro di noi, che ci siamo appropriati della natura, scrive Ferdinando Camon. Che ne sarà della chiesetta del Burlo Garofolo? Si domanda Marino Andolina, sempre attento all'istituto del Burlo. Dal 1948 il viaggio di Svevo, la conquista del Giappone, e oggi è diventato popolare. Da domani a sabato un grande convegno internazionale a Trieste indaga i 100 anni della coscienza di Zeno, fra traduzioni, edizioni e le influenze sulla letteratura contemporanea. Cambiamo pagina. Se la chiesa brucia scappa, Sara Ebracca si reinventa una vita da single in Italia. Jazz and Wine per la pace, Omar Sosa e Paolo Fresu nel concerto Food. Per quanto riguarda la musica, oltre 18 eventi per il festival con un omaggio a Go 2025, tra le star Enrico Rava, Chris Jarrett e il duo Costa Peirani. Andiamo poi a leggere altri spunti veloci degli appuntamenti. Trieste alle 20.45, Will Bernard Trio in concerto al CNULP. Fino al 15 ottobre a Cervignano il Festival del Coraggio, parte dalla speranza legata all'immigrazione. Alle 20.30 Tei
alla Casa del Popolo per il cinema iraniano. Sport: Trieste ha un solo obiettivo, battere Nardò e restare leader. A Valmaura, parliamo del basket di Serie A2, a Valmaura va in scena alle 20:30 un confronto che vede i biancorossi favoriti. Coach Christian non si fida, Russ Smith è fortissimo, abbiamo margini di crescita guardando alla sua squadra. Serie A2 femminile, Futurosa, il punto di Mura, impatto positivo nella nuova avventura di Serie A2 per Futurosa, segno nella gara d'esordio contro il Vigarano. Nella stessa pagina, fondamentale alzare il ritmo, il pericolo tra i pugliesi e la vena offensiva di Iannuzzi, le chiavi del match di Raffaele Baldini, con quanto ha riferito anche coach Christian in vista della partita di questa sera. La Triestina ha già un passo per restare nei quartieri alti, nonostante la squadra di TSR non sia ancora al top. I 13 punti in classifica sono un bottino da potenziale podio, anche se le big corrono più che un anno fa. Questo è il punto riguardo alla classifica attuale della Triestina, guardando anche agli avversari, al rendimento che nello stesso periodo, diciamo, di giornate di campionato spese nell'anno scorso, vedeva una corsa più lenta delle squadre di testa nell'incrementare i punti proprio arrivati a questa giornata. La Triestina però ha un ritmo da piani alti, come scrive il Piccolo oggi. Oltretutto, verso la gara con il Lumezzane, staccati 650 ticket per gli abbonati, per il terzino Pavlev un turno di stop. Facendo un po' il punto, la situazione sia degli infortunati che poi di quanti seguiranno la squadra in questa gara finta casalinga a Fontana Fredda. Euro 2032 si giocherà in Italia e in Turchia, la gioia della Federcalcio, un'occasione storica. Saranno 5 le città designate, la FIGC ne ha proposte 10, non sono confinanti, ma questo non è più un vincolo, non sono culturalmente affini, ma cammineranno mano nella mano. Poi la organizzazione degli europei di calcio del 2032, un'occasione storica, è stata infatti definita l'assegnazione oro ufficiale a Italia e Turchia del torneo continentale. A Nyon l'UEFA ha messo nero su bianco che il torneo in programma tra 9 anni sarà allestito in condominio. Chi avrebbe voluto in origine correre da solo, ma poi scogli economici, impianti e budget hanno spinto a fondersi in un sodalizio inedito. Arriva il pieno sostegno anche da parte del ministro dello sport Abodi. La gioia della FIGC a 42 anni da Italia a 90 torna proprio il paese a far vedere un evento di caratura internazionale nel bel paese. Quali sono le città designate? Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bologna, Torino, Verona, Genova, Bari e Cagliari. Delle 10 diventeranno host city solo 5. Le criticità dei due paesi, come osservano senza fare sconti dal resto d'Europa, sono le infrastrutture per l'Italia e la violazione dei diritti umani per il paese guidato da Erdogan. Mancano difatti in Italia, guardando all'Italia, quelle strutture che in giro per il resto d'Europa si sono messe in vetrina proprio in occasione di tornei ed eventi internazionali. Per riguardo la nazionale azzurra, Spalletti prepara l'11 anti-Malta, ma Chiesa lavora ancora a parte. Il caso De Laurentiis che si oppone alla Supercoppa in Arabia per il tennis, Shelton sorprende Sinner, crollo azzurro a Shanghai. Formula 1, Domenicali non ha dubbi, il circus sarà sostenibile. Torniamo nel capoluogo, alla Bardati e alla Bianchi con Quinto, Orchette invece a Padova, turno infrasettimanale che vede impegnati sia la 1 maschile che la 1 femminile con le rispettive formazioni antagoniste in questa gara infrasettimanale. La foto invece riprende un evento, Trieste vince uno scudetto, i Refoli nel flag football sbaragliano la concorrenza, nella finalissima sconfitti i Riders Roma, il team è una diretta emanazione dei muri del football americano, le regole, non c'è contatto, il flag football di fatti prevede questo. Calcio, Muggia 2020 vuole conferme contro il Santa Maria, Rossoneri
per il riscatto. Il calcio in questo caso parla della Coppa Regione della prima categoria. Al mondo del calcio dilettanti dà l'addio ad Andrea Brugnolo, aveva 55 anni, ex presidente e dunque persona molto conosciuta e molto amata nel contesto calcistico. Prima di chiudere la rassegna stampa vi faccio vedere un articolo interessante, invito insomma anche alla lettura, un articolo della Voce di Trieste che guarda alla stretta attualità. Israele, gli attacchi terroristi contro gli accordi di Abramo, lo scrive Paolo Parovel in questo articolo che trovate via web con la sua analisi. Il 7 ottobre del 23 organizzazioni criminali hanno scatenato da Gaza gravissimi attacchi terroristi contro lo Stato di Israele e la sua popolazione allo scopo di paralizzare il successo crescente dei processi di pace avviati tra paesi islamici ed Israele con gli accordi di Abramo sostenuti dagli Stati Uniti. E quindi c'è un approfondimento su quanto sta accadendo, e lo abbiamo visto in maniera anche molto molto truce, soprattutto andando a vedere poi anche proprio le modalità, oltre al fatto che ci sono tantissime vittime innocenti in Israele lungo la striscia di Gaza. Noi ci fermiamo qui per la rassegna stampa, ma tra poco saremo in compagnia del consigliere comunale Luca Salvatti del Partito Democratico. Bentornati con Sveglia Trieste, con noi in diretta questa mattina Luca Salvatti, consigliere comunale del Partito Democratico. Buongiorno Salvatti. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie ancora una volta per l'invito. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Dunque, ringrazio la gentile centralinista signora Paola e la regia che mi manda in onda. Buona giornata carissimo Bernardo e al consigliere Luca Salvatti. Sono Claudio Visentin. Intanto faccio, se mi permette, gli auguri a Lorenzo Giorgi che ieri ha avuto, diciamo, un infortunio. Poi propongo due notizie a Luca Salvatti. La prima è anche una vittoria, caro Bernardo, di Sveglia Trieste e di Tele4 su un tema molto dibattuto e che stava a cuore ai triestini, ai sindacati, e mi piace ricordare Fabio Potocnik, Matteo Motica della FIAS e il segretario di Fratelli d'Italia Claudio Giacomelli, di cui sono state raccolte migliaia di firme al fine di ottenere la sede del 118 finalmente a Trieste. A questo proposito oggi leggo sul giornale ci sono 8 milioni per il progetto. Secondo tema importante, il nostro manager del porto Zeno D'Agostino, cui il contratto scade nel 2024 e prego Luca di fare il possibile per trattenere a Trieste, ha annunciato che il porto di Trieste si allunga a sud ed immagina una produzione agricola, ITEC, che sfrutti il regime di punto franco per l'area del Noghere. Sì. Due ottime notizie per incrementare l'occupazione e per far girare l'economia. Grazie per le risposte e buon lavoro caro Luca. Grazie Visintin. 118 a Trieste, 8 milioni confermati nel progetto e poi la nuova iniziativa alle Noghere, quella dell'Orto Franco. Ne hanno parlato ieri con Zeno D'Agostino, c'era anche il sindaco di Muggia Paolo Polidori, dove nelle Noghere era paventata un'acciaieria, ora si ragiona su un altro tipo di progetto. Salvatti, se vuole commentare così. Beh, no, rispondiamo alla devo telefonata. Dire, non ho alcune, anzi vedo di buon occhio il progetto che si vuole portare avanti, grazie appunto, dopo mi ricollegherò al secondo punto, ovvero alla figura, alla professionalità di Zeno D'Agostino e il fatto che lui sia in questa, la possiamo chiamare cabina di regia, non può che essere elemento positivo viste le esperienze e i risultati che ha portato a Trieste sino ad oggi. Per quanto riguarda appunto la scadenza del mandato di Zeno, io credo che le istituzioni, che in questo caso, devo dire, noi
non possiamo che essere favorevoli e auspichiamo che anche le maggioranze, sia regionali che comunali, lo siano anche loro nel fare in modo che Zeno D'Agostino possa continuare la sua esperienza sul nostro territorio. Anche perché quando si avviano delle buone prassi, non, come dire, dovrebbe essere scontato il fatto di poterle continuare, possibilmente con le stesse persone che le hanno avviate. Allora, abbiamo anche Umberto Bosazzi questa mattina dai collegamenti esterni. Buongiorno Umberto. Buongiorno Bernardo, buongiorno al tuo ospite, buongiorno ai telespettatori. Allora, oggi faremo alcuni collegamenti, diciamo così, peripatetici, nel senso ci sposteremo in alcune zone della città, un po' come abbiamo fatto la scorsa settimana, dove vi sono degli incroci, se non pericolosi, insomma, poco ci manca. Uno di questi è sicuramente quello in cui mi trovo adesso, sono in Largo Piave, qualcuno avrà riconosciuto la zona. Qui non c'è tanto una pericolosità per quanto riguarda l'incrocio, perché l'incrocio, come adesso vi fa vedere il nostro Marco Calabrese, fondamentalmente è abbastanza ben reso sicuro dai semafori e dagli attraversamenti pedonali. Il problema sono invece, e questo bisogna dirlo, i pedoni, soprattutto quelli che attraversano via Coroneo, insomma Largo Piave, all'incrocio con via Pierluigi da Palestina, che è quella che vedete alle mie spalle. Qual è il problema? Il problema è che le automobili che scendono da via Cicerone sono portate molto spesso, soprattutto quando non c'è tanto traffico, e questo è un paradosso, sono portate ad avere una velocità che non è certamente eccessiva, ma che comunque è piuttosto, diciamo, impegnativa. Che cosa succede? Se le persone attraversano, se i pedoni attraversano in via Pierluigi da Palestrina con il rosso, come spesso succede, senza neanche guardare il semaforo, il problema è abbastanza intuibile. Gli automobilisti vogliono a tutti i costi prendere, diciamo così, l'onda verde, che poi in realtà è un'onda verde per modo di dire, perché non è che ci sia un sincronismo perfetto con i semafori successivi, e quindi i pedoni devono fare un'estrema attenzione. Alcuni addirittura manco guardano se cambia il semaforo, se il semaforo è rosso, eccetera. Quindi bisogna prestare particolarmente attenzione gli automobilisti in questo caso e anche i pedoni. Qui non è che si possa intervenire in altro modo, perché come potete vedere tra semafori, strisce pedonali, attraversamenti pedonali, eccetera, sì, siamo abbastanza a posto. Già che ci siamo, facciamo notare, io farei notare, Marco Calabrese, anche un altro problema al quale magari ci avviciniamo, ed è quello che riguarda l'incrocio fra via Cicerone e via Giustiniano, incrocio che io e te, Bernardo, conosciamo abbastanza bene per i nostri trascorsi scolastici. Che cosa succede? Succede che logicamente chi scende da via Cicerone deve dare la precedenza a chi sale da via Giustiniano, perché chi sale da via Giustiniano sale da destra e quindi ha diritto alla precedenza. È un diritto alla precedenza questo che fondamentalmente assai poco viene rispettato. È vero. Paradossalmente, come dire, sì, ma paradossalmente la cosa curiosa è che nemmeno chi sale da via Giustiniano si prende la precedenza. Questo diritto di precedenza. Qui c'è un altro discorso, ed è abbastanza comprensibile se vogliamo, nel senso che magari chi scende da via Cicerone può ritenere di avere una sorta di diritto di precedenza, perché può ritenere questa la strada principale rispetto a quell'altra. Non so se ha senso come ragionamento, sì, ma però potrebbe anche darsi, no? Dice sì. No, dico, è intuibile, perché dimmi, molti danno per scontato proprio
gli uni nel prendere una precedenza che non hanno e gli altri nel concederla quando ce l'hanno. Sì, è un po' il contrario, tutto va al contrario, sì, in qualche modo. Sì, è un po', ma ripeto, si è quasi portati, no, a non dare la precedenza. Devo dire la verità, qui in ogni caso la situazione non è mai drammatica, perché chi sale da via Giustiniano lo fa a velocità veramente ridotta, per cui il problema, diciamo così, non si è mai posto, insomma. Però voglio dire, è un problema che in qualche caso che c'è, insomma. Sì, chi scende da via Cicerone deve dare la precedenza a chi sale da via Giustiniano, e molto spesso, ripeto, quelli che salgono da via Giustiniano sono loro stessi che danno la precedenza a chi scende da via Cicerone senza fare una piega, ecco, insomma. È una situazione un po' strana questa. Questo è il primo delle nostre tappe. Adesso ci spostiamo un pochettino più in su. Umberto, posso farti una domanda? Magari tu sai darmi una risposta riguardo la toponomastica. Tu hai detto essere fra le vie Cicerone e Giustiniano. Allora mi domando perché Ottaviano Augusto e Giulio Cesare li hanno messo in fondo alle rive. Non potevano metterli tutti assieme? No, questo è parecchio strano, per dire la verità, perché se ci pensi, vedi come sono sistemate le vie dedicate ai pittori, no? Sì. Ce ne sono a San Giovanni, ce ne sono nella zona sotto Rozzol. Sotto Rozzol sono i pittori più, diciamo, più, insomma, del Novecento, fine 800, Novecento, però insomma Perugino è tutto da un'altra parte, poi a San Giovanni, appunto, via Donatello, via Alessanzio. Quindi insomma è abbastanza curiosa come situazione, insomma. Tra l'altro adesso andremo in una zona dove confluisce una via la cui intitolazione per me è da un lato misteriosa, da un lato divertentissima. Per cui vi rimando al prossimo collegamento. Va bene, grazie intanto a Umberto Bosazzi e Marco Calabrese. Salvati, io le leggo una mail. Buongiorno Sveglia Trieste, se non sbaglio esistono dei teloni per la copertura del manto erboso degli stadi. Consiglio al sindaco di Piazza e alla sua giunta, se vogliono tenere il record di aver fatto per bene della città, di mettervi mano, visto che sui lavori in città non ne hanno azzeccata una, scrive Nevio. Che dice? Beh, guardi, questo sul telo del manto erboso possiamo chiedere, infatti oggi alle ore 11 si terrà la commissione, la terza commissione trasparenza sul tema, commissione che anche alla luce di quello che è stato il consiglio comunale di lunedì, dove abbiamo visto la manifestazione dei tifosi, ma c'erano anche non solo tifosi, chi si reca in stadio, c'erano anche diversi cittadini che hanno percepito l'ennesima mancanza da parte dell'amministrazione. Credo che valutare questa ipotesi, io non sono un tecnico, non mi sento di dire che possa essere l'ipotesi risolutiva, ma vista la situazione in cui siamo arrivati, credo che veramente vagliarne tutte sia quasi doveroso. Che idea si è fatto sulla questione delle deleghe, del rimpallo di responsabilità? Beh, guardi, adesso noi sappiamo che alcuni giorni fa è avvenuto l'incontro, è dovuto subentrare il governatore Fedriga, e sappiamo molto bene che la regione non ha, o almeno se lo sappiamo è giusto ribadirlo, non ha alcuna competenza riguardo il tema. E cosa vuol dire, in poche parole? Che il comune di fatto è, potremmo dire, commissariato, considerato che la regione è dovuta intervenire. Quello che per noi è veramente sa di assurdo è che l'assessore Lodi, che come abbiamo visto non ha brillato sino ad oggi per tutta una serie di incompiute, abbiamo diverse volte fatto anche alcune conferenze stampa e le voglio elencare, giusto le più. Il tram, molti durante la Barcolana hanno fatto dei selfie vicino al tram, ma il tram continua a non partire. Acquamarina, diverse persone che facevano riabilitazione ormai da diversi anni non hanno più una struttura e non si sa bene ancora quale sia il progetto. L'impianto polisportivo di San Giovanni,
Noi durante quest'anno abbiamo visto il palazzetto di Chiarvola, la palestra Cobolli ed altre strutture sportive che sono state chiuse per mancata manutenzione, una manutenzione non adeguata. Se ci fosse stato quell'impianto polisportivo, almeno alcune di queste società sarebbero potute andare là, e anche questo opera ormai ferma da diverso tempo. Potremmo elencarne ancora tante altre. Io credo che aver premiato l'assessore Lodi dopo queste inadempienze, dandole anche la delega allo sport, sia stata una cosa, proprio la cosa più sbagliata che si potesse fare. Io credo che l'assessore Lodi debba, e lo chiedo qua ufficialmente, dare le dimissioni. E se Claudio Giacomelli, visto che è il coordinatore di Fratelli d'Italia, questo non dovesse accadere, beh, credo che sia lui che il sindaco di piazza dovrebbero intervenire in tal senso, invitandola a fare un passo indietro. Beh, dichiarazioni forti, insomma, le sue. Beh, è il minimo. Credo che la città si stia rendendo ogni giorno sempre più conto di quelle che sono le inefficienze di questa amministrazione. E sono la maggior parte, non tutte, legate alle deleghe dell'assessore Lodi, perché per quanto riguarda tutte le grandi opere, l'altro giorno eravamo anche, ecco, mi viene in mente la conferenza stampa che si è tenuta a Servola presso la scuola Biagio Marin, e c'è stata anche una raccolta firme partita dai genitori, quindi non da parte del Partito Democratico, per le condizioni della scuola e dell'impiantistica, perché c'è un'impiantistica sportiva importante che potrebbe essere utilizzata anche da diverse associazioni, è tutto fermo. Un anno fa abbiamo fatto un sopralluogo, nulla è stato fatto, per non parlare anche di altri lavori che Rione di Servola richiederebbe, sempre in capo all'assessore Lodi, e che ad oggi nulla si è visto. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? C'è chi ci sta chiamando, che ci ascolta dalla TV. C'è un sensibile ritardo in questo. Proviamo. Buongiorno. Buongiorno, qua è Boris. Sì, prego. Mi voglio lei a pregare a Bosatti, dato che esibiti in piazza Dalmazia. Sì. Se puoi passare in piazza Dalmazia a vedere quanti tombini scoverti che c'è, e che problematica che è quella via. Piazza Dalmazia. Piazza Dalmazia, va bene. Grazie. Grazie Boris. Se Bosazzi in ascolto, altrimenti adesso gli manderò un messaggio. Una mail dice: esprimo un'opinione personale sul caso Rocco, Unione e Concerti. Credo che l'assessore Rossi abbia creato un vortice nel quale risulta imprigionato, non per malafede, ma certamente sbagliando. A questo punto ritengo debba presentare le dimissioni per non danneggiare ulteriormente la giunta. Ritengo poi che le sinistre, non consapevoli che la curva non le voterà né la appoggerà mai, stiano costruendo una sorta di castello di carte calcistico sociale, sfruttando la situazione di malcontento, ma prive di qualsiasi proposta realistica relativa a qualsivoglia ambito cittadino. Ora arriviamo magari alle proposte salvate. Esatto. Quindi, per concludere, ritengo che umiltà e delle dignitose dimissioni riporterebbero la tifoseria a una maggiore razionalità e le sinistre ad un passo, ad un grosso ridimensionamento delle fantasiose ed ambiziose aspettative, con la presa d'atto che il loro paventato golpe locale non avrebbe nessuna possibilità di successo, scrive Piero. C'è da dire che adesso l'assessore Rossi, non vedo perché debba dimettersi per le deleghe che gli rimangono, cioè lui ora è con le deleghe alla cultura e al turismo, vero è che ci sono in ballo quel disguido, chiamiamolo così, relativo a Concerti e periodo dei playoff salvati, le proposte anche in tal senso. Infatti, allora io mi sento di rispondere in maniera molto compiuta a questa. Guardi, se proprio vogliamo e partiamo dal presupposto, no, che la sinistra non troverebbe alcun consenso presso i tifosi dell'Unione, vuol dire quindi che noi veramente lo stiamo facendo solo ed esclusivamente per il bene della città e per quanto riguarda la Triestina. E francamente, devo dire, credo che oggi, e poi andiamo alle proposte, è quello che abbiamo cercato di fare da 2 anni a questa parte, ovvero da quando ci siamo insediati nell'ottobre del 2021. Nelle 3 trasparenze, e non più tardi nel consiglio di lunedì, devo dire che l'assessore Rossi, sin dalla prima commissione trasparenza, poi chi ha mandato la mail probabilmente queste cose non le sa e quindi gliele dico molto volentieri, si è subito assunto le sue responsabilità.
Per quanto riguarda il fatto che i lavori sarebbero, dopo il concerto dei Maneskin, i lavori di rizzogliatura sarebbero dovuti partire il giorno dopo, mentre sono partiti alcune settimane dopo, cosa, assunzione di responsabilità che l'assessore Lodi non ha avuto. Anzi, non più tardi, la domanda di attualità che le ho posto di lunedì, continua a riferire. Ricordiamo che la struttura, l'impiantistica sportiva, e il comune è proprietario dello Stadio Rocco, è stata concessa dall'assessorato e quindi della struttura dell'assessore Lodi, che avrebbe dovuto controllare e verificare, quindi svolgere un'azione di controllo sul tutto il post concerto, ma anche, e aggiungo, in virtù dei concerti che si terranno, quindi già previsti, e qua si apre un'altra parentesi, sì, perché mentre ha precise domande che abbiamo posto all'assessore Rossi e che non si è mai sottratto, ha detto che i concerti senza il verificheremo, no, i concerti, ha affermato lunedì, quindi 2 giorni fa, neanche 48 ore perché eravamo nel pomeriggio, che i concerti si terranno a Rocco. Lo ha detto anche oggi, ma perché il Grezzar, a tutti gli effetti, non può ospitare quel numero di persone. Quindi ha detto, senza con assoluta certezza, che i concerti si terranno a Rocco. Il teatrino però è stato che l'assessore Lodi, e se non sbaglio anche il sindaco di piazza, alla delegazione della Triestina, contemporaneamente, quindi non qualche, no, contemporaneamente, assicuravano invece che gli auspicati, dopo se arriviamo prima tanto meglio, ma che gli auspicati playoff si terranno a Rocco. Qua qualcosa continua a non battere. La proposta, così, visto che si dice che le opposizioni, le sinistre, che poi io di sinistra devo dire ho una storia, mi sento di centro-sinistra, fanno solo e esclusivamente che opposizione, la proposta secondo me più sensata è questa, ovvero che i concerti si tengano a Rocco perché c'è un impatto notevole dal punto di vista economico e che si lavori sin da subito, possibilmente verificato ovviamente la situazione, per mettere a posto lo stadio Grezzar. Questo a mio Grezzar avviso, per la Triestina. Per la Triestina ovviamente, assolutamente. Quindi diciamo che la proposta che lei si sente di avanzare è: manteniamo i concerti allo Stadio Rocco, perché è da richiesta forte degli organizzatori, degli artisti e di tutto lo staff, e la Triestina, nel caso in cui Rocco non dovesse essere agibile, che sia pronto, operativo, proprio da aprire il cancello e ad entrare in campo il Grezzar per i playoff. Assolutamente. Okay. Questa, e questo mi sento di dire, avendo parlato con alcuni rappresentanti della tifoseria, che per loro, appunto laddove non si potesse utilizzare Rocco, è comunque la soluzione meno peggio, piuttosto che andare, perdona, continuare ad andare a Fontana Fredda o a Lignano o addirittura a Pordenone. Ecco. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Prego. Mi sembra che sto... Buongiorno, prego, lei. Ok, allora, sono Franco da Bonfalcone. Sì. Due domande. Avevo già chiamato tempo indietro per quanto riguarda la viabilità, visto che ho visto il servizio di Piazza Oberdan della viabilità. Sì. Allora, noi venendo da fuori usufruiamo del molo quarto per i parcheggi. Una volta, prima che venisse rifatta la segnaletica, si poteva fuori dal molo quarto, si andava verso la sala Tripkovic e si andava via verso fuori della città. Adesso che hanno fatto, che hanno modificato, quindi non c'è il doppio senso di circolazione, bensì il senso unico dalla ex sala Tripkovic verso il molo quarto, chi esce, che deve andare fuori da Trieste, è obbligato a entrare sulle rive, e quindi lì c'è già una difficoltà perché c'è molto traffico e dare precedenza e tutto. Allora mi chiedo, non era più semplice ripristinare la viabilità di prima, che così la gente inquina meno la città ed era una scorciatoia, tra virgolette, per uscire dalla città? Questa è la prima domanda. Sì. La seconda domanda vorrei farla al suo ospite. Prego. Con anche tutta la simpatia mia, io non vedo l'ora, quando la sinistra vincerà le elezioni nella prossima tornata, non avremo nessun tipo di problema né acqua marina, né il campo di Ponziana, che non l'ho sentito nominare, né lo stadio Rocco, quando arriveranno loro non ci saranno problemi, a detta di questa persona.
Grazie dell'ospitalità. Grazie, grazie. Allora, Salvati, un attimo prima di rispondere, perché abbiamo Bosazzi che si è spostato in un altro punto della città, non troppo distante da dove si trovava poco fa. Buongiorno di nuovo Umberto, via Fabio Severo? Allora Bernardo, sì, siamo in via Fabio Severo, siamo su questa aiuola spartitraffico di via Fabio Severo per farvi vedere un altro punto dolente. Alle mie spalle c'è l'incrocio, adesso ve lo fa vedere Marco Calabrese, con via Marconi. Da 5 anni a questa parte, ma forse anche di più per dire la verità, chi sale da via Marconi è obbligato a girare a destra, quindi a salire per via Fabio Severo, e non può voltare a sinistra, quindi non può scendere per via Fabio Severo. Devo dire la verità, la maggior parte delle persone rispetta questo obbligo. In alcuni casi però questo non succede, molti appunto scendono da via Fabio Severo senza porsi minimamente il problema. Qualcuno potrebbe dire: qual è l'alternativa per scendere lungo via Fabio Severo che si prospetta chi sale da via Marconi? Adesso, pronto? Sì, continua, sentiamo. Perché sento male. Allora, adesso ve la facciamo vedere con Marco Calabrese. Dunque, allora vediamo se mi segue, adesso non vorrei diventare oggetto di un nostro servizio. Comunque, è sufficiente, diciamo, salire per vicolo del Castagnetto e, fatta una cinquantina di metri, si può tranquillamente girare a destra e imboccare, attenzione perché qui c'è il discorso che facevamo prima, e imboccare via Lucio Vero. Via Lucio Vero è una via che io, insomma, abito da queste parti, quindi mi tormenta un po', perché se si legge sotto l'indicazione c'è via Lucio Vero, padre di Fabio Severo, che a me fa un po' ridere, perché insomma noi siamo una città dove non c'è una via per Falcone e Borsellino, ma c'è una via per il padre di Fabio Severo. Ora, se fosse via Michael Douglas e via Kirk Douglas, padre di Michael Douglas, avrebbe un certo senso. Non so se storicamente ha un grosso senso. Quindi questa è via Lucio Vero. Da via Lucio Vero si può tranquillamente girare a destra e scendere per via Fabio Severo. Se vogliamo, via Lucio Vero a sua volta comporta un piccolo problema, perché quando si arriva alla fine di via Lucio Vero, per girare a sinistra e quindi per procedere salendo per via Fabio Severo, qui c'è un incrocio veramente pericoloso e c'è effettivamente uno specchio che aiuta in qualche modo, però la situazione qui è abbastanza critica, a essere sinceri. Non c'è soluzione, perché se ci fosse un obbligo a svoltare a destra e quindi il divieto di svoltare a sinistra, chi da via Lucio Vero certo dovesse salire per via Fabio Severo, insomma, è costretto a fare un giro incredibile salendo per vicolo del Castagnetto. Adesso con Marco Calabrese vi facciamo vedere un po' la difficoltà di questo incrocio. Logicamente, nonostante lo specchio, le macchine devono portarsi più avanti. Quelle che vogliono salire per via Fabio Severo devono portarsi abbastanza più avanti rispetto all'incrocio, e la situazione anche in questo caso certamente non è piacevole. Vediamo adesso, ecco, mi pare che proprio la signora scende, e quindi vediamo ancora una macchina, poi dopo ci spostiamo, tutti quanti scendono effettivamente. Scendere sì, appunto, non è difficilissimo, invece ripeto, salire per via Fabio Severo qui è veramente un problema. Noi continuiamo, Bernardo. Ho sentito prima la questione di Piazza Dalmazia, però un po' fuori per il momento dal nostro da, da,
dai giri che volevamo fare. Vabbè. Se abbiamo tempo, la vediamo, insomma. Va bene. Grazie Umberto, a dopo. Allora, altra mail. È strano che il giornale cittadino, sempre così desideroso di farsi paladino di certe battaglie, non abbia la lucidità di scrivere che l'assegnazione parziale agli europei 2032 all'Italia altro non sia che la contropartita offerta da Ceferin a Gravina per aver messo alla gogna giudiziaria la Juventus per condotte che nel caso di altri club non sono state considerate reati. Gravina, tra l'altro, per questo era già stato premiato con la vicepresidenza della UEFA. Spero che la nazionale italiana di calcio vada sempre peggio e che l'organizzazione degli europei del 2032 sia un assoluto fallimento. Questa è l'opinione di Luca su questa assegnazione. Un'altra mail: ai pedoni triestini piace molto attraversare la strada col semaforo rosso, alcuni anche con gli occhi sul telefonino, in tutte le zone della città, e questo è un problema che accomuna un po' tanti pedoni, ma anche automobilisti. Altra mail, poi dobbiamo andare in pubblicità. Il mio medico generico è andato in pensione, non riesco a trovarne uno nuovo, non ci sono dottori. In caso di bisogno o per farmi le ricette, dove vado? Scrive Sonia. Questo è un bel problema che ha a che fare con la sanità, con la mancanza di specialisti, che magari Salvati affronteremo tra poco, dopo la pubblicità, sebbene questo sia un territorio di competenza regionale, però il sentore, no, della mancanza di professionisti nel territorio si è fatta forte anche non soltanto nel comune di Trieste, ma anche a Morrupino e a Muggia. Ci vediamo dopo la pubblicità. Continuiamo con la trasmissione, con Sveglia Trieste, in compagnia di Luca Salvati, consigliere comunale del Partito Democratico. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno Franco. Prego. Niente, volevo domandare al vostro ospite se sembra normale che, non so, ci sono 6 appalti a Trieste, dal tram, la galleria, il campo. Se vuoi mettiamo anche un ascensore in un'altra città della regione da 20 anni, che la colpa sia di lobby, del povero di piazza, no, di piazza, e tutti gli altri che dovrebbero mettersi la tuta e concludere i lavori. Per non parlare di Catinara, che mi sembra sia stato data un'altra vita. Cioè, però la parte opposta di chi governa è una manna, no? Perché se la prendono con questi qua. Il problema è degli appalti, delle ditte che non sono in grado di effettuare questi lavori e vengono affidati a ribasso e tutte queste menate. Perché la galleria non era una semplice galleria, signore e ospite, è una galleria problematica. E se non è fatta da una ditta coi controaffari, non si risolve, non può di piazza, lobby, Pinco Palino risolvere il problema. Il campo del Rocco, va bene, probabilmente non è colpa di Galotti, di Rossi, ma è delle ditte che prendono questi appalti e poi non sono in grado. Non si può pretendere che tutti i concerti d'Italia, di tutti i campi, poi vengano messi a posto dalla ditta di San Siro, capito? Perché l'unica ditta di San Siro, dell'Olimpico, quelli sono altri. Però si dà la colpa a Lobby, a Rossi, va bene, ecco. E poi la Triestina, quanto dà la Triestina per usufruire del Rocco e quanto l'ha incassato per quei concerti il comune, eccetera, che sfrutterà quei soldi per dare, non so, per far marciapiedi, ma no, bisogna fare le partite. A un certo punto, se io non sono tifoso, me ne frega niente, no? Per 10.000 persone e 200.000 della città poi non hanno i marciapiedi perché non si è potuto fare i concerti. È chiaro che bisogna avere la possibilità di avere queste ditte importanti a livello internazionale per fare il manto arboso. Però ragazzi, grazie, si è fatta una tragedia del campo del Rocco, ma l'Italia ha giocato in Macedonia su un campo, va bene, che era vergognoso, ma nessuno ha detto niente, l'UEFA non ha detto niente e si è giocato tranquillamente, capito? Bene. Quindi io direi bisogna rivedere il discorso degli appalti. Uno deve avere la possibilità, il comune, di dare alle migliori
il ponte Morandi, se era fatto con appalto, era ancora il primo pilone. C'è stato un commissariamento, però infatti. Lì era un discorso politico nazionale, bisognava farlo in un anno. Un anno, Fincantieri, piano, eccetera. In un anno si è fatto, ha capito? Certo. Alla faccia degli appalti. Grazie, Salvati, prego. Che sia necessario mettere mano, lo stiamo dicendo, ma anche in questo, insomma, centrodestra, al codice degli appalti, cioè, è sacrosanto. Ma gli appalti, e qua si apre un altro ragionamento che dopo si dice, allora, intanto il Rocco è stato l'ennesima, lo stesso Acquamarina, le ripeto perché si è collegato adesso, Acquamarina, impianto polisportivo di San Giovanni, galleria, abbiamo nominato diversi istituti scolastici che si trovano in condizioni pessime. Bene, quindi Rocco è stato la conclusione, e ahimè temo che non sia neanche l'ultimo delle strutture che troveremo dinanzi al fatto che non sono in condizioni adeguate. Ma gli appalti li costruiscono gli uffici, i dirigenti con i loro funzionari, con i loro dipendenti. La linea politica sulla costruzione degli appalti e la vigilanza la dà l'assessore. Quindi che il dirigente ovviamente cerchi di, per una questione di tornaconto economico dell'amministrazione, di costruire l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa o al massimo ribasso, ci può anche stare. Ma è l'assessore. Guardate, adesso tiro fuori un altro tema che forse non se ne parla da un po'. L'Europromos. Siamo riusciti a vincere una battaglia e per fortuna quindi i lavoratori hanno già iniziato a vedersi da quest'estate arrivare una forte, come dire, un forte aumento della loro retribuzione, perché quell'appalto era stato costruito in maniera, facendo riferimento ai contratti comunque nazionali, in maniera scandalosa. Chi c'è di mezzo alla fine? Chi è stato? È stata la politica, perché noi alle votazioni votiamo i politici. La politica, e in questo caso, visto così, ritorniamo, è stato l'assessore Rossi ad impegnarsi e a mettere la faccia, non solo lui da solo, ma sicuramente è stato il primo, e a risolvere una situazione scandalosa. Quindi la politica ha sempre, proprio perché deve essere quella che dà le linee di indirizzo, la sua percentuale di responsabilità. Da qua non se ne sfugge. Altra mail dice: buongiorno, ricorderei che oltre all'assessore Lodi la responsabilità delle inefficienti gestioni degli appalti è da imputare al dirigente responsabile dei lavori, figura apicale degli stessi, l'abbiamo detto. Altra mail, arriviamo da Bosazzi: buongiorno, noi siamo operatori e infermieri della casa di riposo comunale Gregoretti, via Ralli 1, Parco San Giovanni, ex manicomio. Chiediamo gentilmente, se possibile, mettere le luci davanti alla casa, perché quando finiamo i nostri turni ci troviamo, specialmente d'inverno, in pieno buio e non è piacevole né tantomeno sicuro. Questo magari è da inoltrare al servizio. Se mi gira la mail, volentieri. Certamente, certamente. Poi, buongiorno, Rossi e Lodi sono solamente mere rappresentanze politiche senza competenza tecnica. Se tutto questo è successo, la responsabilità va ricercata anche tra i dirigenti, i quadri e gli impiegati tecnici che non hanno operato come dovevano, come abbiamo detto prima. Assolutamente. Ancora una mail, poi andiamo da Umberto Bosazzi, in riferimento alla querela sullo stadio Rocco. 1. Lo stadio è comunale, non privato, quindi un bene pubblico e non della società di calcio triestina, ovvero non è solo dei tifosi. 2. Vergognoso che una giunta comunale o un assessore non sappia cosa ha deciso di fare un altro assessore, di cosa parlano durante le sedute del consiglio, più che altro le sedute di giunta, visto che si trovano col sindaco, ma anche consiglio. Si è capito che da parte dei tifosi dell'Unione sono un bacino di voti per Fratelli d'Italia, ecco i motivi della crociata per il Rocco. Questo è un aspetto più politico, Salvati. Beh, guardi, adesso non voglio ritornare, ma quando c'è stato, che dopo ci siamo chiariti, fra me e il collega Tremul, a me, e dopo è stato anche quello che ho rilasciato, se il centrodestra, probabilmente forse anche per le nostre responsabilità, che per alcuni, non lo nego, che per alcuni anni non ci siamo presi, non ci siamo fatti carico e presi cura del tema dello sport in maniera adeguata, ma se centrodestra e in particolare Fratelli d'Italia crede che per occuparsi di determinati temi bisogna andare allo stadio nei settori e nelle modalità che loro ritengono opportuni, guardate che siamo alla frutta.
Cioè, perché questo poi è quello è quello che è emerso. Quindi io credo che ha ragione chi ha mandato la mail e lo Stadio Rocco, visto che sono stati fatti anche importanti investimenti nel corso degli ultimi anni, è un patrimonio della città e questo, a mio avviso, deve essere come avviene in altre città. Dobbiamo riuscire, cosa che ad oggi non è stata fatta, ma noi dobbiamo essere capaci di tenere insieme concerti, manifestazioni presso lo stadio, insieme anche a far sì che giochi la squadra della città. Cioè a San Siro questo avviene, ma anche in altri stadi minori avviene da anni. Perché a Trieste non siamo capaci? Torniamo da Umberto Bosazzi, a te la linea nuovamente, di nuovo buongiorno. Allora, come non sono davanti a un plotone di esecuzione, come si potrebbe pensare dal muro che si vede sullo sfondo, siamo in Vicolo del Castagnetto, anche qui c'è una situazione abbastanza particolare. Siamo nella parte conclusiva di Vicolo Castagnetto, quella che a partire dall'incrocio con via Montegrappa, dove si trova l'Istituto Volta, diventa a senso unico. Ora, come potete vedere, da entrambe le parti è consentito il posteggio delle autovetture e soprattutto questa zona, adesso si sta verificando un attimo, diventa piuttosto complessa, perché quando, come in questo caso, si incrociano due automobili, una che sale e una che scende, si verificano dei problemi. Non sempre è possibile, come dire, accostare a destra o a sinistra, perché ci sono le automobili parcheggiate, perché non sempre c'è appunto la possibilità di uno slargo che magari può servire per i passi carrabili, e quindi la situazione è un po' complicata. Non sempre, soprattutto nelle ore di punta, anche qua per quanto riguarda l'uscita e l'accompagno a scuola eventualmente di chi frequenta il Volta, alcune persone che abitano in zona hanno anche suggerito una sorta di soluzione, cioè che Vicolo del Castagneto sia in senso unico completamente fino alla fine, per evitare e per consentire anche magari a chi, volendo evitare via Fabio Severo, scende in città attraverso Vicolo dell'Ospedale Militare. Molti dicono si può salire in via Cantù, scendere da via Monte San Gabriele, che adesso invece è senso unico soltanto in salita, e francamente è un senso unico in salita che non ha un grande senso, se mi consentite il gioco di parole, e poi si può tranquillamente procedere e scendere per Vicolo dell'Ospedale Militare. In questo modo si libererebbe appunto Vicolo del Castagnetto da questo problema, che, ripeto, non è un problema epocale, nel senso che riguarda alcuni momenti della giornata, però siccome oggettivamente potrebbe essere più facile di quanto sembri risolverlo, forse magari un pensierino qualcuno potrebbe farlo, ecco. Bene, Umberto, grazie ancora, aspettiamo poi eventualmente ulteriori spunti. Bernardo? Sì, sì. Solo una comunicazione tecnica in regia. Per un paio di minuti mi discollego un attimo. D'accordo, grazie Umberto, a tra poco. Sentiamo adesso una telefonata, buongiorno. Buongiorno, posso? Sì, prego. Buongiorno, chiamo da via Cesare Rossi e vorrei fare una segnalazione sullo specchio Sì? Sull'incrocio di via Rossi con la via San Pantaleone c'è un specchio oscurato da vegetazione, e si potrebbe rimuovere questa vegetazione, perché le auto che salgono da via San Pantaleone, no, sono visibili da chi scende da via Rossi, per cui sia l'autobus che noi con le macchine dobbiamo addentrarci più verso l'incrocio. Okay. E quindi siamo con il muso mezzo fuori e c'è difficoltà a vederle. Eccolo. Se è possibile, a tagliare il ramo che oscura lo specchio. Eccolo. Ok. Se siete così gentili. Via Cesare Rossi. Grazie Bernardo, grazie Salviato. Grazie a lei, grazie per la segnalazione, la giriamo a chi di dovere. Altra mail dice:
Pensate che serve uno stadio per quel personaggio, ovvero Max Pezzali? E per ultimo, Zucchero ha fatto due serate in Piazza Unità, non saranno mica tutti manigliati come i Maneskin? Non lo so, onestamente, non so rispondo dire quanti saranno i spettatori per ultimo Max Pezzali, ma immagino insomma abbastanza, non lo so. Beh, guardi, i biglietti stanno andando a ruba, non basta verificare, e tra poco infatti dicono ci saranno, si farà difficoltà a trovarne, e ci tengo, essendo ecco, la tappa zero, sono stati gli stessi organizzatori a chiedere che venisse fatto allo stadio. Quindi noi, il punto di caduta è stato che si potevano svolgere a Trieste, e io credo che per le ricadute economiche, non solo per la pubblica amministrazione, ma per tutto l'indotto che c'è, no? Quindi esercizi commerciali, non possa che essere un elemento positivo ospitare questi due concerti, anche perché chi di noi va ancora oggi a qualche festa, ero io sabato sera ad una festa di amici, devo dire che le canzoni di Max Pezzali, soprattutto verso la fine, in conclusione della serata, sono quelle che comunque, poi è una questione di gusti, ma diciamo in linea generale sono quelle che vanno per la maggiore. Quindi noi, per averli in città, loro hanno chiesto di avere lo stadio. Ha ragione nel dire, ma potremmo utilizzare anche altre location come Piazza Unità. Sicuramente, ma se gli organizzatori non va bene quella location, è l'unico modo per averli e dare lo stadio, signori, questa è la soluzione. A meno che poi non vogliamo, è una scelta, non vogliamo dire, bene, in stadio no, andate tranquillamente in Friuli. Beh, questa è un'opzione che abbiamo visto non confermata, non ufficializzata, ma ventilata in certi corridoi. Beh, adesso mi scusi se io ero al concerto, perché sono cresciuto, è stato uno dei miei gruppi, anche se ogni tanto più di due canzoni a testa non riuscivano a fare per la veneranda età. Sono cresciuto ascoltando i Pooh, bellissima la location di Villa Manin. Ma io credo che se i Pooh, adesso a prescindere appunto dai gusti di ciascuno, se i Pooh avessero chiesto, guardate, noi per venire ci interessa assolutamente solo che il Rocco, io credo, ovviamente la data non era perché era a metà di settembre, non sarebbe cascata in maniera ovviamente proficua, nonostante sappiamo che già a metà settembre, ovvio, non lo sapevamo, si gioca. Per tempo si giocava a Fontana Fredda. Questo è, cioè non si possono dettare delle condizioni, si possono invitare, ma poi, torno a dire, la scelta, anche in questo caso, la scelta è politica. Vogliamo che vengano? Bene, dobbiamo dar loro la possibilità di scegliere la location. Un'altra telefonata che sentiamo, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io abito in via Fabio Severo, visto che Bosazzi è in zona, volevo proporre che le strisce pedonali che sono vicino alla casa degli sposi dovrebbero essere spostate più verso la fermata dell'autobus, perché è molto pericoloso, perché salgono a tutta velocità e naturalmente frenano all'ultimo momento. È un problema passare su quelle strisce pedonali. Grazie. Bosazzi in ascolto e quindi può eventualmente intervenire. Altra mail dice: buongiorno, da un vostro servizio di ieri mi sera mi sembra di aver capito che la responsabilità nel non poter eventualmente utilizzare lo stadio nei primi giorni di giugno del prossimo anno sia dell'assessore Rossi. Com'è possibile che un assessore non si informi sugli impegni della Triestina e decida da solo? Scrive Tatiana. Guardi, se l'assessore è oggi in commissione trasparenza, proprio perché è al primo punto all'ordine del giorno, avremo e capiremo ancora di più cosa è successo. Ma se l'assessore Rossi, che non ha mai avuto la delega all'impiantistica, ma solo allo sport, è riuscito, cioè si è permesso di far partire la macchina per l'organizzazione dei concerti, e questo purtroppo abbiamo visto che la comunicazione è mancata sia fra gli assessorati che fra le relative strutture, si è permesso di far partire la macchina. Noi crediamo che questo sia stato possibile perché l'assessore Lodi, che invece ha sempre avuto la delega all'impiantistica, gli abbia detto sì, puoi andare. E a lo meno dico, che non si siano... a meno che ognuno non ha agito senza confrontarsi, Ed è quello che oggi cercheremo di capire per l'appunto in commissione. Chi sarà presente?
Beh, la commissione è presieduta dal... Oltre ai componenti della commissione, ci sarà un assessore di riferimento? Beh, avremo tutti e due gli assessori, proprio perché si toccheranno due punti che toccano, che quindi sono relativamente sia dell'uno che dell'altro. Okay. Non so se saranno in contemporanea, io auspicherei la contemporaneità, certo, anche perché così forse si ha finalmente quel confronto che è mancato sino ad oggi. Sentiamo ancora una telefonata, pronto, buongiorno. Sì, un buongiorno a voi. Ecco, anch'io volevo dire qualcosa sui dirigenti. I dirigenti, tanti dirigenti, specialmente quelli che hanno avuto le strade come dirigenti, e non sono validi. Vediamo noi qua a Trieste che hanno asfaltato tutti i tombini quasi della Telecom e di qua e di là che stanno venendo fuori. E allora dico, il politico non è un esperto di asfalti, di erba, una cosa o l'altra, e logicamente deve appoggiarsi, è appoggiato dai dirigenti del comune che giustamente fanno gli appalti, i dirigenti dovrebbero fare i lavori, e qui non funzionano, perché vediamo in tanti rami che i dirigenti non funzionano. È colpa anche della politica, logicamente, perché la politica non va a vedere i lavori fatti. Per dire, fare un esempio delle strade, degli asfalti, e vediamo gli asfalti fatti male e tutto quanto che stanno rovinando, che non sono fatti come dovrebbero essere fatti. Ma volevo fare una segnalazione e finisco. In via Caboro c'è un tombino di fronte all'asilo che è da mesi, diremo, sotto una massa di fango. E vi ho mandato un video affinché vedeste cosa è successo l'ultima grande pioggia. Nessuno fa niente e lì dovrebbe esserci una grata, ma non un tombino sulla finale di via Caboro. Solo che bisognerebbe andare a vedere, perché tutta la via è lunga, l'acqua viene giù violentemente, va a finire sulla via Chiauchiara e dopo va a finire giù per via della Battaglia e va a finire in via Donota, ma cascate del Niagara. Ecco, questa è la situazione, perché i tombini non sono puliti in via Caboro di fronte all'asilo. Sì. Grazie a lei, all'asilo San Giusto. Questo segnala Sergio. Salvati, quindi non, tornando a Rocco, non resta che aspettare oggi alle 11. Beh, oggi sicuramente alle 11 avremo ancora ulteriori elementi, visto che appunto gli assessori si sono impegnati a portarne, hanno determinate domande che abbiamo posto in sede di consiglio lunedì, hanno già affermato di smarcarle in maniera più compiuta la commissione di oggi. E quello che, torno a dire, quello che noi ci auspichiamo è che Trieste possa ospitare sempre di più. Stiamo vedendo, per esempio, è venuta BAT, continuano ad esserci, sappiamo quali sono le crisi, no? Perché anche la Triestina, l'hanno dichiarato, quindi direttamente l'ha dichiarato la società con il suo presidente, ha detto che era un inizio quello dell'interessamento verso la squadra sportiva, ma il loro vero intento era poi quello di venire ad investire in città. Nel momento che si sono visti che già sul loro primo approccio ci sono stati dei fraintendimenti, in questo caso utilizzo il termine fraintendimenti per non essere più pesante, francamente anch'io al loro posto non avrei più quella fiducia iniziale e quell'entusiasmo. Ultima mail, poi salutiamo Salvati, andiamo in pubblicità. Dice, in merito alle date zero dei concerti, va ricordato che a Lignano, al Tegil, hanno suonato gente come Vasco Rossi, Cremonini, Pausini, eccetera, quindi non vedo perché non si possono fare al Grezzar, scrive Mauro, ed è un'opzione anche, però non presa in considerazione al momento dall'assessore Rossi, rispondiamo può essere forse un'opzione per il calcio. Sì, e questa è stata per l'appunto la mia proposta, che ripeto, esatto, quindi gli auspicabili playoff che si tengano al Grezzar, e torno a dire, ma ad oggi il Grezzar non ha la capienza, capacità di ospitare
quelli che sembrano già con la vendita dei biglietti, quelle quasi 30.000 persone che probabilmente avremmo con i concerti. Grazie Luca Salvatti, consigliere comunale del Partito Democratico, arrivederci, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi e una buongiorno ai gentili telespettatori. A tra poco, dopo la pubblicità. Ben ritrovati con Tele4, con Sveglia Trieste, in compagnia di Marco Vascotto di Forza Italia. Buongiorno. Buongiorno Bernardo, buongiorno ai telespettatori. Ben ritrovato Vascotto. Grazie, era un po' che mancava da quella sedia, che sì. Molti dicono non essere comodissima, però insomma, almeno il modo per potersi rivedere e poter continuare a dialogare sugli argomenti, in particolare della città. Una mail dice: più sto a Trieste più mi rendo conto che i triestini dovrebbero andare a farsi un giro fuori Trieste per vedere come vanno le cose altrove. Sia da alcuni residenti che dall'opposizione sento la narrazione di una città che a mio avviso esiste solo nelle loro convinzioni, una città nella quale a loro dire non funziona niente. Non voglio tediarvi sulle città italiane che ho modo di frequentare per ragioni di lavoro, ma vi assicuro che i triestini a Trieste hanno trovato l'America e non se ne rendono conto. Grazie per l'attenzione, ci scrive Luca, che prende a riferimento le altre città. Molti prendono a riferimento la Trieste del passato, guardando a quella di oggi. Non so se il paragone sia calzante oppure no, che sia guardando fuori o che sia guardando dentro ma all'indietro, però insomma la mail di Luca guarda a quelle che sono quelli che sono i lati positivi probabilmente della città, più che mettere in evidenza quelli negativi. Ma allora, se devo dire, indubbiamente condivido quello che ha scritto il telespettatore. Noi non abbiamo i problemi delle grandi città, a parte che abbiamo una qualità della vita elevata, abbiamo un livello di risparmio pro capite elevato, quindi comunque siamo una... la società triestina è benestante. Poi faccio solo due esempi, pur con tutti i suoi limiti e la necessità di migliorare, però noi comunque abbiamo un servizio sanitario che funziona. Noi rispetto ad altre città, magari anche del sud Italia, noi non abbiamo mai letto di casi di persone che vengono ricoverate ma non trovano un letto, che devono essere trasferite in un altro ospedale, in un'altra città e magari muoiono in ambulanza. Penso ad esempio ai servizi di trasporto. Noi abbiamo un servizio di trasporto pubblico, pur non godendo di metropolitane o altre forme, abbiamo il trasporto su ruota, però funziona, non abbiamo i grossi problemi di traffico, quindi comunque non abbiamo grossi livelli di inquinamento, è comunque una città che ha una qualità della vita elevata, non abbiamo grossi problemi di criminalità, c'è l'emergenza diciamo del fenomeno migratorio, perché ovviamente Trieste è la porta d'ingresso della rotta dei Balcani, però ripeto, io ero in giro venerdì, sabato sera, weekend della Barcolana, pieno di gente, cioè uno può girare di notte a Trieste all'una, alle due di notte in diciamo relativa sicurezza, poi magari l'episodio violento può capitare, però ecco, non siamo ai livelli degli Stati Uniti o delle grandi città dove tu devi uscire di casa, prendere la macchina o prendere il taxi, scendere davanti al ristorante, esci dal ristorante, devi ritornare a casa, non puoi camminare per due isolati di città, insomma, quindi chiaro. Ripeto, ma purtroppo questa è un po' secondo me la mentalità del triestino, quella di lamentarsi, insomma, non si apprezza mai quello che si ha. Ripeto, secondo me è una città dove si vive bene, ma questo non lo dico io, lo dicono anche gli studi che vengono fatti annualmente, mi pare anche delle classifiche dal Sole 24 Ore. Esatto. Allora, siamo di nuovo con Umberto Bosazzi, in questo caso via dello Scoglio, con l'intersezione in via Giulia. Corretto Bernardo, siamo in via dello Scoglio, appunto all'incrocio con via Giulia. Anche qui c'è da segnalare il fatto che c'è un divieto di svolta a sinistra, c'è l'obbligo segnalato dal cartello di scendere lungo via Giulia e non di salire. Mi diceva un signore che ho incontrato prima che in realtà se uno si mette sulla... se uno si mette alla finestra o se uno sta sul balcone vede che parecchi disattendono
disattendono questo divieto. Tra l'altro, se adesso magari con Marco Calabrese ci spostiamo giusto un attimo, vi facciamo vedere quella che è al momento l'unica soluzione praticabile per chi scendendo da Via dello Scoglio volesse salire lungo Via Giulia e quindi girare su a sinistra. L'unica è raggiungere la tanto contestata rotonda di Piazza Volontari Giuliani, percorrere la rotonda e tornare a salire. Ci sarebbe anche una scorciatoia a tutto ciò che è abbastanza evidente, ma che io non indico per ovvie ragioni. Comunque la situazione è questa. Questo divieto esiste, credo, da tempi relativamente recenti, poco più di 2 anni se non mi ricordo, altrimenti voleva dire che per parecchio tempo anch'io ho infranto il divieto in pratica. Però qui il problema oggettivamente è abbastanza evidente, no? Se uno vuole salire si fa questo un buon pezzo di Via Giulia e torna su a partire dalla rotonda. Fra l'altro, e poi io chiudo questo collegamento, però volevo farvi vedere, se con Marco Calabrese mi segue un attimo, volevo farvi vedere un luogo molto importante della città. Vedete quella porta? Quella porticina una volta conduceva nel cinema della parrocchia di San Francesco, dove io per la prima volta ho visto i 10 comandamenti. Non frega niente a nessuno, però insomma, già che c'ero, ho voluto percorrere il sentiero dei ricordi. Va bene, Umberto, grazie. Ci vediamo più avanti. Bernardo, Piazza Libertà a questo punto, forse riusciamo a farcela. Dalmazia. Qual era il problema che non avevo sentito in quel caso? Piazza Dalmazia. Va, Piazza Dalmazia, sì, qual era il problema? Allora, aspetta che era Boris che diceva Piazza Dalmazia e i tombini. Diceva che le asfaltature e i tombini sono stati coperti, c'è stata un rifacimento del manto, che a suo giudizio non era vediamo, ottimale. Vediamo se riusciamo a documentare tutto ciò. Bene, grazie. Vascotto, queste sono le incursioni mattutine che svolgiamo con la struppa esterna per guardare un po' i punti della città dove vengono segnalate. Noi svelo un po' dietro le quinte, noi abbiamo la mail di Sveglia Trieste dove molti ci scrivono, c'è anche in sovraimpressione da qualche parte qua l'indicazione. Poi c'è la mail della redazione @tele4.it, dove solitamente riceviamo anche le mail degli vari uffici stampa, che siano degli enti pubblici o privati, e gli inviti. Ma lì sono tante le segnalazioni, quasi al pari delle 50-40 mail mattutine di Sveglia Trieste, che a volte si ripetono, a volte si sovrappongono a quelle che riceviamo per Sveglia Trieste, ma altre volte sono inedite, e anche su quelle basiamo molto spesso le uscite di mattina delle nostre truppe. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, prego. Beh, sì, volevo parlare prima con Salvati, che era l'argomento, ma se è uguale, forse dirò una monada. Ma noi non avevamo anche un ippodromo, che è enorme, per poter fare concerti. Vero. È vero, abbiamo l'ippodromo, non so la gestione però dell'ippodromo. Forse sarà difficoltoso per i posti a sedere. Non lo saprei. Bisognerebbe approfondire, però ha sollevato un interessante quesito. Grazie a lei allora, buona giornata. Grazie. L'ippodromo, che dice, non è una sbagliata? Sì, sarà una gestione privata, però ripeto, secondo me location alternative si potranno trovare. Ci sono state anche molte volte concerti in Piazza Unità, anche non so, penso 2016, gli Iron Maiden, quindi comunque capienze che possono arrivare, non dico ai 28-30 mila, però secondo me ai 15-20 mila possono arrivare. Poi io non so quanti biglietti verranno venduti per i concerti di Max Pezzali e di Ultimo. Poi approfitto, siccome è la polemica del periodo, non vediamo il dito, guardiamo un po' oltre. Io mi auguro ovviamente che la Triestina, in primo luogo mi auguro che la Triestina non abbia bisogno di giocare i playoff, cioè che venga promossa direttamente, però attualmente c'è una polemica politica che secondo me può avere altre finalità, quindi bisogna saper leggere anche dietro le,
le righe. Non è detto, il campionato di Serie C finisce il 28 aprile, poi cominciano i playoff, poi ci sono i playoff dei gironi, poi ci sono i playoff nazionali, quindi poi mi parla Final Four, quindi è un percorso lunghissimo e, come dire, non è detto che la Triestina può arrivare prima, può arrivare ai playoff e uscire al primo, secondo turno, può non arrivare ai playoff, cioè, tutti ci auguriamo che ovviamente il cammino sia come dire quello più bello possibile, però io vedo purtroppo penso a quello che è successo alla giunta di grado dove ci sono stati consiglieri di maggioranza che si sono dimessi, penso alla manifestazione legittima dei tifosi della Triestina in piazza, però c'erano due consiglieri comunali di Fratelli d'Italia che sostengono l'attuale maggioranza, quindi lo trovo un po' un controsenso, tu sei in Piazza Unità e polemizzi con l'assessore, polemizzi con il sindaco e sono comunque il tuo sindaco e la maggioranza che sostiene il tuo sindaco che sostiene la tua giunta, quindi ovviamente io non vorrei che ci fosse qualche manovra ovviamente che parte un po' da lontano e che vuole raggiungere altri fini e altri scopi. Penso anche al fatto che il sindaco abbia perso quasi tutti i suoi consiglieri della lista di piazza, cioè io adesso non voglio fare il difensore d'ufficio del sindaco, però è 20 anni che fa il sindaco, ha 73 anni, quindi come dire, nel momento in cui lui dovesse sentire che si stringe attorno a lui un cerchio, penso che forse magari ne trarrà le conseguenze. In questi giorni poi leggiamo le interviste dell'assessore Rossi che ovviamente, tolte le deleghe che aveva, si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Adesso è un po', siamo un po' in una situazione di impasse, però ripeto, secondo me gli spazi eventualmente per i concerti di Ultimo di Max Pezzali si troveranno e ripeto, non è detto che la Triestina debba giocare i playoff, mi auguro che sia promossa direttamente in Serie B, però ecco, tutta questa polemica politica secondo me è esagerata e secondo me le finalità ovviamente sono altre, poi lascio ad ogni telespettatore trarre le sue conclusioni, io una mia idea ce l'ho ma ovviamente me la tengo per me, non la dico in TV. Allora, noi dobbiamo andare in pubblicità, torniamo tra poco. Continuiamo con Sveglia Trieste, ore 9:20 di mercoledì 11 ottobre, in studio con noi Marco Vascotto di Forza Italia, sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Sono in linea? Sì. Pronto, sì, sono in linea. Prego. Allora, io volevo segnalare un disguido. Come è successo anche a Valmaura e a altri posti, non arriva la posta da tanto tempo. Sì. Non so se è un problema della posta. Sì. Non so se è un problema della posta o se è un problema nostro, però di servizio noi aspettiamo le bollette dell'affitto della luce e del gas e non arriva, addirittura mi hanno telefonato che le bollette sono già scadute, ma io al momento non ho ricevuto nessuna bolletta, quindi non posso neanche effettuare pagamenti. Sì. Questo è un problema. Sì, sì, sì. È un problema mio, un problema della posta, non riesco a capire. Ok, ora magari ne parliamo. Grazie. Prego. Allora, già abbiamo ricevuto questi giorni, lunedì, tante segnalazioni di zone della città anche non collegate fra loro, anche molto diciamo disomogenee, dove manca un recapito puntuale della posta, non solo a Trieste, anche in altri comuni della provincia. Ci stiamo interessando di questo, avviando un po' i contatti per capire dove sta il problema. Sembra che sia anche una necessità di recuperare risorse umane. Però non ho una risposta ancora, ma solo un'indicazione, però è un problema perché quando arrivano già scadute le bollette e arrivano tardi a te utente che non hai colpa, ti trovi anche eventualmente a pagare la mora ed è un, no, io per dire ho la, direi che è più che spiacevole, ho la rimessa bancaria, però anche a me capita, arrivano le bollette che sono già scadute, arrivano dopo, sicuramente c'è una carenza di personale, ho letto anche che ci sono problemi a fare forse nel comune di Monrupino per i recapiti della posta, carenza di personale e magari alle volte anche personale non formatissimo, problemi che si accentuano quando poi
E ovviamente ci sono anche i periodi di ferie, io porto anche l'esperienza mia lavorativa e professionale, alle volte come avvocato devo notificare degli atti giudiziari, se non mi voglio servire degli ufficiali giudiziari notifico per posta. E ripeto, là bisogna farsi il segno della croce, perché poi ci sono tutta una serie di procedure da rispettare, anche molto complesse, cioè se non si trova il destinatario bisogna mettere la comunicazione di avvenuta notifica, e molte volte tutte queste notifiche non vanno a buon fine proprio perché il postino di turno suona il campanello, non fa magari le indagini, non verifica se uno abita lì, quindi ci sono dei problemi sia di carenza di personale sia secondo me anche di formazione, per quanto ovviamente non riguarda le bollette, però ripeto è un problema che posso toccare con mano perché ricevo anch'io puntualmente, poi soprattutto da quando le bollette vengono emesse mensilmente e non con cadenza bimestrale, è un problema che viene accentuato. Una mail dice: con che coraggio il suo ospite afferma che la sanità a Trieste funziona, per avere una visita specialistica bisogna aspettare 8 mesi, però se va in privato dallo stesso medico che lavora in ospedale entro 2 giorni fa la visita sganciando 130 euro, scrive Angelo. Allora io ho detto che pur con tutti i suoi limiti funziona, io ho fatto uno specifico riferimento a casi dove ci sono persone gravi che arrivano in ospedale e non ci sono posti letto e muoiono per strada o muoiono in ambulanza. Noi da questo punto di vista siamo una realtà felice, poiché ma c'è già in atto ovviamente già in campo l'assessore Riccardi sul punto, che la sanità pubblica vada riformata, rivista e potenziata è un dato di fatto, però ripeto noi non abbiamo problemi di carenze di posti letto, cioè se io oggi dovessi avere un'urgenza o a Catinara o al Maggiore mi accolgono e non è che mi mettono in un corridoio o non mi trovano posti, dicono vai a Palmanova, vai a Udine e magari muoio per strada. Questo era il senso del mio discorso, ovviamente. Ok, giusto. Giusto specificarlo, dico. Abbiamo ancora una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno Gullotta, buongiorno al consigliere Vascotto. Prego. Ascoltandomi è venuto ancora una, ma però partiamo da lontano. Sì. Bosazzi è passato per la via Giulia a un incrocio, no? Che viene giù da via Pellice Scoglietto. Sì. E lì il problema... vabbè, sussiste, però se andava un po' più in su poteva anche notare che tutta la parte sinistra salendo verso San Giovanni i parcheggi sono un po' così come Arlecchino, voglio dire, perché uno sta di qua, uno sta di là, uno sta verticale, uno sta orizzontale, porta via, per l'amor di Dio, parlo da uno che abita là, porta via più di qualche posto. Se si metterebbero a posto qualcuno sarebbe anche contento, uno. Poi si parla del Grezzar, si parla dello stadio. Anche l'altro giorno avevo chiamato e ho detto abbiamo speso, perché dico abbiamo perché anch'io purtroppo ho votato come cittadino, abbiamo speso diversi milioni per rimettere a posto lo stadio Grezzar, il quale stadio Grezzar non è agibile per una possibile partita della Triestina, visto e considerato che si sono parlati di playoff, di questo, di quell'altro, di quel terzo. Però, dico, basterebbe un minimo per avere uno stadio vicino, ovvio che la Triestina con i denti stretti gli andrebbe bene piuttosto che andare a Fontana Fredda, e ai tifosi andrebbe bene piuttosto che andare a Fontana Fredda. Uno. Secondo, se c'è la terza e ultima, che siccome ero in attesa e ho ascoltato, si sa, un commerciante deve vendere bene la sua merce. La sanità non è proprio così, come dice Vascotto. Cioè, posso capire uno che ha bisogno, che sta male, non abbiamo i malati nelle corsie, però se lei guarda e va a fare appuntamenti, a vedere e come cosa, come funziona in questo momento la sanità, bisogna metterci le mani nei capelli, per l'amor di Dio. Dopo non so lei cosa ha visto, cosa vede, giustamente uno che sta male viene curato, giustamente, ma uno che sta male, che vuole sapere cosa ha, deve aspettare per il suo turno per andare. Okay. Quindi vendiamo come sta le cose, purtroppo non le devo dare ragione. Arrivederci. Grazie.
insomma, ovviamente ognuno, sì, no, ognuno rispetto ovviamente anche l'idea del il pensiero del telespettatore. Sul Grezzar penso ci sia un problema proprio di omologazione a livello federale, credo, Però ripeto, sì, siamo comunque una città che ha 200.000 abitanti, due stadi da calcio. Lì l'inghippo ovviamente secondo me è nato un po' tra gli uffici che non si sono parlati, no? Aldramail dice: buongiorno, i triestini si lamentano per quello che non fanno i nostri amministratori perché la mentalità non è italiana. Aldramail è: concerto zero serve a provare luci, palco, suono, distanze, riprese eccetera. Le fanno per sistemare cose che da progetto non si vedono. Parlare di location alternative quando Rossi e le agenzie non accetterebbero cambi è tempo sprecato. Si ribadisce sui concerti. Torniamo da Umberto Bosazzi? Andiamo da Umberto Bosazzi di nuovo oppure no? Non so se è con noi o è contro di noi. È contro di noi in questo momento, vabbè, allora ci andiamo dopo. Per quanto riguarda la sicurezza serale a Trieste, vorrei far notare al suo ospite che due volte in una settimana ci sono state due aggressioni, una in via Diaz e l'altra due giorni dopo di sera in piazza Cavana. La serata della Barcolana non fa testo con le serate a Trieste. Posso assicurare che abito in via Diaz e tre notti su sette ci sono sempre litigi e schiamazzi notturni. Sì, è corretto, però ripeto, bisogna guardare i numeri un po' come dire, nella loro complessità. Faccio un esempio banale. Quattro anni fa, quando c'era stato l'assassinio dei due poliziotti, noi eravamo balzati in testa alla classifica nazionale come dire, di pericolosità nel rapporto tra omicidi e numero di abitanti, perché poi c'era magari, mi pare forse, il figlio egiziano che aveva coltellato il papà. Quindi insomma avevamo tipo tre morti su 200.000 abitanti, quindi abbiamo più di un morto ogni 100.000 abitanti, facendo la proporzione con Milano che ha 2 milioni e mezzo di abitanti, come se a Milano ci fossero stati 30 omicidi annui. Quindi come dire, Trieste risultava diciamo statisticamente più pericolosa delle grandissime città. Ovviamente non è così, il fenomeno va letto nella sua complessità, quindi è vero, ci sono stati due fenomeni di aggressione nelle ultime settimane, però io credo che nella generalità dei casi Trieste è ancora una città abbastanza sicura. Un'altra mail dice: buongiorno, per quanto riguarda, no, questa è quella di prima, scusate, non l'ho marcata. A quando il ripristino di Largo Pestalozzi e l'apertura di qualche gabinetto pubblico in centro? Un po' una domanda che sono fatti. Beh, quella dei gabinetti pubblici in centro, il telespettatore sfonda una porta aperta, perché capitando anche di girare molte volte per le città d'Europa, mi piace vedere i bei bagni pubblici dove c'è il signore che li pulisce una volta all'ora e dove tu magari paghi anche 50 centesimi o un euro per entrare, perché se poi non li metti, diciamo, con un ingresso controllato, non metti chi pulisce, ovviamente le loro condizioni poi diventano pietose dopo un'ora e mezza. E adesso mi pare che sono agibili quelli di Ponte Rosso, però ovviamente secondo me sarebbe un profilo da approfondire. Ovviamente secondo me andrebbero riaperti. Forse c'erano anche tanti anni fa, mi pare, in Piazza della Borsa, ma forse parlo di 20-30 anni fa, non mi ricordo, insomma, però a parte quelli di Piazza Ponte Rosso non mi ricordo. C'è qualcosa a Barcola, in Pineta, sono dei bagni, sì, pubblici, però la soluzione potrebbe anche essere veramente molto, molto a portata di mano. Faccio un esempio, a me capita molte volte, vado a passeggiare tra Capodistria e Isola, c'è la pista ciclabile, lì c'è il bel prefabbricato con i servizi igienici, lavandini, acqua corrente, quindi si potrebbero dislocare in varie parti della città per non costringere una persona, diciamo, a entrare in un bar, ovviamente a consumare per andare in bagno, oppure ad andare in bagno senza consumare, che è ancora peggio. Però va garantita, secondo me, ovviamente un accesso come dire, controllato, e vanno garantite le pulizie. Come ripeto, avviene, non so, mi capita di vedere in Austria, in Germania, nei vari paesi dove si va, esistono i bagni pubblici a pagamento con un piccolo chip, no, ovviamente non occorre mettere 2 euro, però con la persona che una volta all'ora, una volta ogni 2 ore li pulisce. Dobbiamo andare in pubblicità, breve pausa, ci vediamo tra qualche minuto. Torniamo dunque in diretta con la trasmissione con Sveglia Trieste, in studio Marco Vascotto di Forza Italia, collegato con noi Umberto Bosazzi da Piazza Dalmazia. Buongiorno.
Allora eccoci in Piazza Dalmazia per l'ultimo dei nostri collegamenti. Allora, se ho colto bene quello che diceva il telespettatore precedentemente, parlava dei tombini di Piazza Dalmazia, che insomma non sarebbero correttamente livellati, se ho colto bene. Qui abbiamo effettivamente uno di questi esempi. Il fatto è che, siccome questo tombino si trova su una corsia privilegiata, quindi destinata a tram e ai mezzi pubblici, forse insomma diciamo così, è un problema che riguarda pochi, però oggettivamente anche a vederlo c'è un buco, dai, insomma. Più avanti all'incrocio siamo già fondamentalmente in via Ghega, ci sono anche altri tombini, alcuni dei quali sono, diciamo, raso rispetto alla superficie stradali, altri sono un pochettino in... Il termine tecnico che anche noi usiamo, no, Bernardo, è spuppano, come si usa, come dicono gli architetti, e effettivamente anche questo può essere un problema. Ripeto, se questo ciò che segnalava il telespettatore precedentemente, credo francamente di sì, anche perché in zona Piazza Dalmazia altri tombini non ve ne sono. Resta sempre da sottolineare, in Piazza Dalmazia, consentiteci, l'assurdità della svolta lungo via Romagna, che è segnalata in modo alquanto strano e che oltretutto prevede, adesso potete vedere parzialmente nascosta dalle 26 il parcheggio per gli scooter, complica un pochettino le cose a chi vorrebbe immettersi in via Romagna. A me, come le cose come stavano prima, non sembravano tanto drammatiche, non ho capito il perché di questa novità, ma insomma noi siamo soltanto giornalisti e quindi ci limitiamo a raccontare quello che vediamo. Vediamo anche la possibilità forse di ricavare un parcheggio per gli scooter in questa isola alle mie spalle, che forse potrebbe essere utilizzata anche per questo, ma insomma questo, come diceva il barman di Irma la Dolce, è un'altra storia. Io vi restituirei la linea, Bernardo, e mi recherei adesso ai telespettatori, anche qua interesserà poco o nulla, per il primo impegno che poi seguiremo con il telegiornale di quest'oggi. Grazie Umberto, grazie Marco Calabrese, a voi buona mattinata, ci rivediamo più tardi. Andiamo a leggere altre mail in compagnia di Marco Vascotto. Sono 10 giorni che aspetto una raccomandata dall'Agenzia delle Entrate, che è ferma in via Casale. Sono andata di persona per ritirarle, mi hanno detto che non possono darmela e devo aspettare una nuova consegna. L'impiegata mi ha detto che hanno 10.000 raccomandate dell'Agenzia delle Entrate, qualcosa evidentemente non funziona. Altra mail dice: ascolto tante liti alla TV, concerti sì o no, attività sportive sì o no, perché non scegliere la terza opzione, un mega parcheggio anche sotterraneo? Scrive Mirella. Buongiorno Gulotta, ho un problema alla schiena, il medico mi ha prescritto visita fisiatrica. Primo appuntamento settembre 24, a voi il commento, quando parlavamo prima della sanità. L'omologazione non viene data perché mancante di posti ospiti, manca di una curva e l'allungamento di un'altra, giusto per capire, riguardo al Grezzar. Altra roba, altro aspetto, i bagni pubblici. Esatto, esistevano anche in Piazza della Borsa, di fronte alla Camera di Commercio, e in Piazza Vittorio Veneto, dove ora c'è il parcheggio sotterraneo. Sarebbe utile ripristinarne alcuni, organizzati bene, come sostenuto dall'avvocato Vascotto. PS, è stato presentato a voce come Marco Vascotto, però in sovraimpressione è apparso come Mauro Vascotto. Nessuna critica, solo pura curiosità. Non lo sapevo, non ho fatto caso. No, anch'io. Lo segnaliamo alla regia. 11 settembre 2004, il grande concerto di Vasco Rossi termina in un tripudio di applausi. 30.000 spettatori sulle gradinate e molti sul campo, dove non si cammina sull'erba verde, ma su dei spessi teloni di plastica. Il 18 settembre, 7 giorni dopo, la Triestina, Serie B, ha giocato regolarmente la sua partita. Scrive Sergio, facendo un po' di storia anche di questo. Sì, allora, qua ovviamente io non ho letto le carte, bisogna vedere come dire, quali erano poi sono stati gli accordi tra Comune di Trieste, Maneskin, perché ovviamente
E adesso vediamo il risultato a posteriori, si è visto che il terreno ha avuto bisogno di una pesante rizzollatura, però ovviamente secondo me i problemi dovrebbero essere, adesso non voglio dire facile parlare dopo col senno di poi, però ovviamente andrebbero affrontati prima, cioè bisogna fare in modo che il terreno venga preservato, ovviamente non ci saremmo trovati di fronte a questo problema, però ripeto, stiamo montando un caso da giorni dove non è detto che, come dire, al 9 di giugno, al 2 di giugno la Triestina debba giocare a Rocco. Allora, poniamoci il problema, cerchiamo soluzioni alternative, però ripeto, non è che i playoff sono dopodomani e non abbiamo il campo agibile. Assolutamente. Altra mail, anzi abbiamo una telefonata, sentiamola, buongiorno. Buongiorno, sono Nadia Bellina. Buongiorno Nadia. Buongiorno Gulotta e buongiorno anche al suo ospite. Prego. Io volevo parlare un po' del tram Bioccina. Sì. 7 anni, stiamo per andare a 8 anni. Però a me viene qualche dubbio su questa cosa qui. Allora, intanto il tram non è un tram normale, ha un percorso tranviario, però è anche funicolare. Passato dalla Ustis di Venezia a Roma, che è Ferrovie dello Stato, io mi chiedo, ma loro sono in grado di dare l'ok per questo tipo di tram che ha due percorsi, che nel percorso ha due cose diverse? È treno, però è anche funivia. Esatto. Forse per questo stiamo andando avanti con tutti questi anni. Poi vorrei ricordare che il tram è sotto tutela, tutta la linea del tram, e anche dal 2005 è stato messo da Marco Simi sotto tutela, tutta la linea e anche tutti i tram proprio. Sì. E la mia proposta sarebbe questa, tutti i politici, tutti quanti e anche noi associazioni, dovremmo chiedere a Roma cosa di preciso vogliono per il tram che sia fatto, cosa non è stato ancora fatto, chiedere noi direttamente cosa vogliono e poi possiamo vedere se veramente il problema è tutto il percorso del tram oppure questa cosa che ho sollevato io, funicolare e percorso tranviario. Ok, grazie Nadia. Arrivederci. Buongiorno e grazie a voi. E buona giornata. Sul tram la sappiamo, la raccontiamo spesso, i tempi sono quelli che sono sotto gli occhi di tutti. Il quesito è, vuoi che tutta questa lungaggine sia anche dovuta al fatto che la tratta che percorre è mista e quindi si sommano diversi regolamenti? Allora, ovviamente il problema nello specifico non lo conosco, sicuramente c'è anche un problema di, oltre che di, ovviamente di manutenzione e di ripristino della linea, c'è anche un problema di collaudi e di autorizzazioni. Ovviamente sappiamo che i tempi ministeriali sono quello che sono, c'è un po' un muro di gomma, io mi sono trovato in passato per ragioni professionali dover dialogare con il Ministero dell'Economia, cioè non si sapeva neanche con chi parlare, divisione 15, uffici, veramente, come dire, mi viene in mente il cartone animato di Asterix, la casa che rende folli, quindi sicuramente ci sono problemi anche di autorizzazione, adesso comunque stanno proseguendo come dire, le attività finalizzate al collaudo, il cosiddetto livellamento. Io spero veramente che lo ripristino quanto prima. Io ho un bimbo di 6 anni e sto continuando a dirgli che non vedo l'ora di portarlo sul tram, perché ovviamente lui vede i tram fermi ad Opicina, vede i binari, ah che bello, prendiamo il tram. Purtroppo questi sono i tempi, un po' la normativa nostra italiana sugli appalti pubblici. Ripeto, ogni qualvolta bisogna fare una gara d'appalto, bisogna mettersi le mani nei capelli perché è una procedura lunga, farraginosa, ci sono 3.400 vincoli, bisogna stare attenti perché se si esce dal seminato poi magari hai pronta la procura che ti salta addosso con la turbativa d'asta, l'abuso d'ufficio, poi ci sono i problemi perché magari le gare vengono vinte da società che magari non sono vicine al territorio, che offrono
fanno l'offerta economicamente più vantaggiosa, poi ovviamente non ci stanno dentro con i costi, le varianti, i ricorsi al TAR, insomma tutto cose ovviamente note, no, scopriamo l'acqua calda. Quindi secondo me lì il problema va preso a monte, va rivista la normativa sugli appalti, va resa più snella. Più snella, assolutamente. Sentiamo ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord, buongiorno a loro signori, ai triestini e anche ai friulani. Prego. Io chiudo casa e non entra nessuno. Francesi e tedeschi chiudono e non entrano neanche stracomunitari. Noi perché dobbiamo far entrare in Italia tutta queste popolazioni? Possibile che non possiamo chiudere anche noi? Mi dica il dottor ospite il perché non si può fare il blocco navale. Me lo dica, perché tutti dicono non si può, ma non danno una spiegazione. Perché, dottore, non si può? Perché? Perché? Grazie e mandi. Grazie Franco. Purtroppo penso siano norme di diritto internazionale. Nel momento in cui queste baracche del mare con queste persone a bordo che straripano e quindi sono in condizioni di assoluta mancanza di sicurezza, perché poi anche quest'anno si vede che muoiono purtroppo come mosche. Nel momento in cui un'imbarcazione si trova in mezzo al mare, c'è come dire, l'obbligo per il diritto internazionale di intervenire e di portarle nel porto sicuro più vicino. E purtroppo il porto sicuro più vicino non può essere quello da dove sono partiti, dalla Libia o dalla Tunisia. Il problema qui è un altro. Che va affrontato a livello europeo, ma anche a livello, secondo me, mondiale tramite l'ONU. Due profili. Uno, ovviamente, aiutare i migranti a casa loro, cioè rendere le loro condizioni di vita migliori a casa loro, magari anche con aiuti umanitari, con aiuti economici, non devono avere la necessità di migrare. E due, ovviamente, va affrontato il problema con tutti i paesi, Algeria, Libia, Tunisia, Bosnia o Turchia, cioè tutte le tratte che riguardano questo diciamo fenomeno migratorio vanno regolamentate, ma vanno debellate le organizzazioni criminali. Quindi, come dire, io dovrei butto là, ma io è da due anni che lo dico, cioè abbiamo i caschi blu dell'ONU, si fa il contingente di caschi blu in Libia, in Tunisia, cioè si impedisce a queste persone di partire, si debellano le organizzazioni criminali. Dopodiché purtroppo il rischio qual è? Che la Libia è una polveriera da quando non c'è più il colonnello Gheddafi, che è un paradosso tra l'altro, perché, come dire, quando c'era un dittatore non c'era questi problemi, adesso lì ci sono le due fazioni che si combattono, lì veramente è una giungla, quindi è una situazione pericolosissima. Quindi noi vediamo, come dire, vediamo la punta dell'iceberg, vediamo le persone che arrivano qua, però ovviamente è un fenomeno che se si vuole combattere, si vuole risolvere, va risolto a monte, va risolto in Libia, va risolto in Tunisia, va risolto nei paesi di partenza di queste persone. Dopodiché secondo me non possiamo anche, come dire, fare gli slogan, dire sì, droni, più poliziotti ai confini, facciamo 450 chilometri di muro, tipo il muro tra Stati Uniti e Messico, però ripeto, secondo me così il problema non lo risolvi, va risolto a livello mondiale. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno Gulotta e buongiorno Gascotto. Buongiorno. Scusate se torno sempre sul stesso argomento, però ho sentito tutta la mattina parlare del Rocco. Sì. No? Allora, non è possibile che io in un'intervista per Telequattro dica una cosa, però sul quotidiano ieri dice un'altra. Però sì, non c'è posto, bisogna fare i concerti, i sì, insomma, no? Non è possibile questo, si mettessero almeno d'accordo prima di fare gli annunci, eccolo. Perché per un po' volevo dire una cosa, nell'80, non so se l'ascolto era già nato, quando siamo andati su in serie con Di Rio, hanno messo dei tubi innocenti, sì, hanno fatto no. Sopra le gradinate dei palchi, dei per sedersi con dei tubi innocenti di sì. Qua e anche nella curva. Allora io dico, è passato quel tempo, le regole sono diverse. Per cosa è stato fatto lo Stadio Rocco? Per le partite, non per il concerto.
fatti, e mi permetta Vascotto, non dica che non si sa se la Triestina giocherà. Io so che lei pensa che andiamo su direttamente, però molti dicono queste cose e mi sembra che venga chi si gufi contro, no? Che la Triestina non possa andare su perché si devono fare i concerti. E poi ancora una cosa e ho finito, Gulotta. Allora, sbagliare è umano, ma perseverare è da criminali. Cerchiamo di metterci d'accordo e basta. È inutile che dicano che Fratelli d'Italia aiuta contro questa, tiene la Lodi e contro i concerti proprio di piatto o d'altro. Io sono tifosa dal 1970, no? 53 anni, e non esistevano né Fratelli d'Italia né di piazza e nient'altro. Grazie, arrivederci. Grazie signora, grazie. Allora, ovviamente l'ho già detto, secondo me l'assessore Rossi ha persa la delega sullo sport, ovviamente adesso si sta togliendo forse qualche sassolino dalle scarpe. Mi ricordo benissimo il Grezzar con le tribune in tubi innocenti e legno, avevo 5-6 anni, andavo allo stadio Grezzar con i miei genitori, lì ancora non esisteva la suddivisione tra tifosi locali e tifosi ospiti, io andavo nella curva non quella degli ultras e lì arrivavano i tifosi ospiti, certe volte c'era anche da aver paura, io mi ricordo partite con Padova, Vicenza, Atalanta dove si aveva semplicemente il cordone di poliziotti, cioè cose che al giorno d'oggi sarebbero impensabili. E con persone che spaccavano i lavandini dai bagni per tirarli ai tifosi dell'Atalanta o del Vicenza, quindi insomma mi ricordo benissimo questa situazione. Il periodo, una mail dice: sento parlare tanto di quest'opera Ovovia da costruire per il bene di Trieste, per guardare al futuro e non restare impantanati in un passato stagnante, ma realmente quando inizieranno i veri lavori e non tante prove? Spero che le tante discussioni non facciano perdere scusate, questa meravigliosa occasione già provata. Grazie al sindaco di Piazza e ai suoi collaboratori per quanto già fatto per Trieste, ringrazio Tele4 per dare spazio alla voce di tutti, scrive Mirella. Al conduttore, all'ospite, una buona giornata, forse l'ho già scritto ma lo ricordo ancora. Ogni regno diviso al suo interno è destinato a scomparire, allora mi rivolgo a tutta l'attuale maggioranza, è chiaro che sono avvenute delle evidenti carenze di comunicazione tra gli assessori, ormai la frittata è stata fatta. Si è fatto un grande errore, questo sbaglio però non può e non deve portare alla divisione. Cerchiamo di arrotondare gli spigoli, altrimenti sarà un futuro turbolento. Da cittadino che da ieri è entrato nei 90, dico, tentiamo di proseguire per il bene della città, scrive Gianni. Assolutamente. Condivido al 100%. Altra mail, buongiorno, devo segnalare che dopo 55 edizioni di Barcolana gli organizzatori non sono stati capaci di posizionare dei bidoni della spazzatura presso il villaggio. In allegato vi mando le foto che mi auguro facciate vedere ai telespettatori perché è una vergogna. Per favore, se possibile, fatele vedere tutte. Allora, una cosa alla volta perché adesso le salvo le foto e dopo ve le facciamo vedere. Questa è la prima, questa è la seconda. Intanto vediamo, non ci sono telefonate che mi aiutano a perdere tempo? Sì, ce n'è una, prendere tempo, non perdere. Buongiorno! Pronto? Niente. Adesso andiamo a salvarle. Buongiorno! Se c'è pronto? Sì, prego! Niente, chiamo riguardo i clandestini. Prego. Cioè, una volta esisteva il servizio militare, no? Ecco. Sì. Pronto? Sì, sì, ci dica, la sentiamo. Niente, chiamo riguardo i clandestini. Ok. Almeno do un'idea, non so, se poi va in porto ancora meglio. Ma tutta questa gente che arriva, poveracci, insomma, logicamente bisogna aiutarli, no? Ecco, non si potrebbero mettere delle navi in rada, no? E logicamente dargli la loro cabina, no? Assisterli in quel modo là, e insomma sono più controllati. Quindi un'assistenza in mare, sono, diciamo, per la città a bivaccare. Ok, un'assistenza in mare, diciamo, una specie una di nave ponte di un oligarca là parcheggiato in rada. No, non vedo perché non si può fare per loro. Ok, non so. Sì, penso che forse è una questione di costi.
Probabilmente sono costi veramente con alti. Questi numeri sarebbero, come dire, dei costi insostenibili. Allora, ovviamente, quando dico vediamo le foto, non vengono. Eccole qua. Queste le foto che ci manda il telespettatore di prima riguardo alla Barcolana. Questa è la prima. Non mi fa andare avanti, allora devo uscire e aprire la seconda manualmente. Questa è la seconda. No, questa è quella di prima. Allora, facciamo così. Proviamo così. Allora, questa è la prima. Scovazze per terra, dove ci sono, diciamo, il passaggio che era reso pedonale, ma è solitamente mercé dei posti auto. Questa è una seconda installazione che non era deputata a raccoglitore delle immondizie, ma lo è diventato. Questo è il tavolino posizionato su un barile che è lasciato in questa situazione, e basta. Queste sono le foto che ci hanno mandato via mail, facendo vedere come anche durante Barcolana ci siano state delle situazioni fuori controllo. Sì, magari andranno potenziato il servizio di asporto dei rifiuti, però io dico anche sempre, dipende anche molto dall'utenza. Cioè, io ad esempio vedo cartacce per terra, io non sono uno che le butta per terra, se sono lì, come dire, il 90% è perché uno le ha buttate per terra, cioè, non è che non c'erano giorni di bora e quindi magari i rifiuti potevano volare qua e là, magari c'è stato un problema effettivamente di... come dire, mancanza e carenza di bottini delle immondizie, però purtroppo molto, molto di questo ce lo mette l'utenza, purtroppo. Altra telefonata, buongiorno. Ah, buongiorno, velocissimo per voi. Mi rifaccio a quanto ha detto l'avvocato prima sulla domiciliazione bancaria, anche se lui ha usato un altro termine. Io la uso da 27 anni e considerando una media di 50 bollette all'anno per tre telefoni, un magazzino, due appartamentini, grosso modo risparmiate in 27 anni il pagamento di 1.400-1.500 bollette, evitando anche di andare in posta, quindi un risparmio enorme. La domiciliazione bancaria è sicurissima, non ho mai avuto nessun disguido su oltre un migliaio appunto di bollette, e in più la banca garantisce il rispetto del pagamento entro i termini. Bisognerebbe propagandare a tutti i cittadini di Trieste, soprattutto ai più anziani che non sono al corrente di queste norme, di fare la domiciliazione bancaria per tutti i servizi d'utenza, che è tra l'altro gratuita ed è sicurissima. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei. È sicuramente più comoda, insomma. Condivido al 100%. Io adesso vi ripeto, frequento gli uffici postali solo se devo spedire raccomandate per la mia professione, però bollette, appunto io l'ho chiamata arriva, rimessa bancaria, insomma domiciliazione bancaria, io purtroppo vedo tanti anziani con questi bollettini postali, io sfrutto ma è ovviamente un'altra generazione, sfrutto anche l'home banking, quindi io si posso pagare bolli auto, bollettini postali, i MAV delle spese condominiali, si può fare tutto online. Purtroppo ovviamente è un'altra generazione rispetto a quella dei miei genitori o dei miei nonni, però ovviamente gli anziani dovrebbero essere aiutati in questo. Vedo file interminabili a questi uffici postali, poveri, anche magari penso anche d'estate con il caldo, queste persone anziane che escono per dover espletare queste commissioni, queste formalità. Allora, Mel dice: si continua a interpretare la dizione porto sicuro, che nella sicurezza in mare va interpretata appoggio di sicurezza nautica, non altro. L'interpretazione zona di guerra o politicamente instabile o altra fa il gioco di scafisti e delle ONG che neutrali e solo umanitarie non sono, scrive Fabio. Assolutamente sì, cioè, io ripeto, queste ONG, ma ci sarà qualcuno che le finanzia se possono stare lì 365 giorni all'anno? E molte volte addirittura il confine tra aiuto, ma l'ho già detto, tra aiuto umanitario e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è molto labile, perché, come dire, una cosa è se abbiamo il gommone che sta naufragando, allora l'ONG va lì e salva queste persone che sono in mare, altra cosa è se l'ONG arriva al largo delle coste libiche o tunisine e prende direttamente queste persone dal gommone. Lì ovviamente magari non è ovviamente aiuto umanitario, ma è favoreggiamento dell'immigrazione, però ripeto, noi vediamo la punta dell'iceberg, il problema va risolto a monte, va stabilizzata la Libia, va stabilizzata la Tunisia, vanno dati aiuti di altro tipo. Mascotto, so che rubo 30 secondi. Prego. Ma ho notato con dispiacere che quando è stata letta la mail sull'Ovovia, l'ospite forse per imbarazzo si è aggiustato il nodo della cravatta ed ha deglutito con un piccolo cipiglio, forse non saprebbe dare una risposta in merito o non è d'accordo, molti cittadini aspettano una risposta concreta.
concreta, però abbiamo pochissimo tempo. No, sull'Ovovia? Sì. No, io sono favorevole all'Ovovia, sinceramente è un progetto nuovo, un progetto innovativo, un progetto che può servire, oltre che a favorire l'accesso a nord a Trieste, anche lo sviluppo turistico di Trieste, l'ho detto sempre, cioè dal castello di Miramare si arriva a Opicina, a 5 km c'è la Grotta Gigante, sono le strutture turistiche che formano e hanno il maggior numero di turisti annui, mi pare Miramare 200.000 all'anno, la Grotta Gigante 100.000 turisti all'anno, quindi si può fare anche sinergia con i comuni minori. Purtroppo c'è sempre la mentalità del triestino medio, c'è paura delle novità, Nossepol, è un progetto che è finanziato a fondo perduto, quindi come dire a noi non dovrebbe costare, non costerà nulla, quindi io sono assolutamente favorevole all'Ovovia. Grazie a Marco Vascotto di Forza Italia, buona giornata. Grazie, buongiorno. E buon lavoro a tutti voi, una buona giornata, arrivederci.